Saturno Iosef. Presente. Saturno Giovanni. Presente. Urso. Presente. Del Gaudio. Presente. Regno. Infantini. Allora, buongiorno a tutti. Prima di iniziare questo consiglio comunale, volevamo, se non sindaco, ricordare una persona scomparsa di questi giorni. Passo la parola al sindaco. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare questo consiglio comunale, sono certo di interpretare il pensiero di tutti i presenti. È doveroso da parte nostra ricordare una persona che in questi giorni è un cammino alla nostra collettività. La sua assenza ha sconvolto l'intera cittadinanza e questo Natale non è stato, sotto questo punto di vista, come tutti gli altri anni, gioioso e festoso. Parlo dell'appuntato Francesco Parise. La sua scomparsa, come dicevo, ha colpito l'intera comunità. Francesco era un padre esemplare, un professionista serio, un uomo di grande dignità e di umiltà straordinaria. Francesco era un uomo che usava la divisa come pochi, con discrezione, con senso di appartenenza, ma mai con arroganza. Francesco l'abbiamo visto sempre con il sorriso sulle labbra, anche a risolvere i problemi più importanti e anche nei momenti di tensione riusciva a tirare fuori quella straordinaria dote e quel sorriso che rassicurava tutti. Un giovane che oltretutto era un papà esemplare e che tutti quanti ricorderemo per come era vicino alla sua famiglia, oltre che papà, anche marito esemplare. Un uomo mite e sempre sorridente, garbato, un signore d'altri tempi, insomma. È per questo che noi vogliamo ricordarlo e restare uniti intorno alla sua famiglia, Pamela, la mamma, alla piccola Chicca, al fratellino e quindi vicini alla famiglia Parisi e Maria. Per questo propongo un voto di accoglimento. Nella raccontare gli argomenti di quanto
documenti sono stati consegnati, non è tutto l'ultimo punto del giorno parla appunto di individuazione di queste aree che l'ente vuole adibire a parcheggi. È inutile sottolineare la problematica dei parcheggi nel nostro comune, e per questo ci abbiamo dato indirizzo al nostro ufficio per appunto individuare delle aree di proprietà dell'ente che possano essere veicolate per dare questo importante servizio alla comunità. Tutti sapete in particolare quanto è accaduto l'8 di agosto in Milano e su quell'area in particolare, oltre che su altre aree che l'ente si sta diciamo prodigando per individuare queste aree, che sono, grazie al nostro ufficio tecnico e all'architetto Coraggio, che ha fatto un grosso lavoro con il suo staff, e quindi si sta provvedendo, come avete potuto leggere appunto dalla delibera di indirizzo, appunto ai terreni demaniali sopracitati, sulla base dei quali si individueranno appunto queste aree. E nello specifico non entro, in quanto le aree sono state già individuate e abbiamo appunto dato un mandato. Su quell'area, come dicevamo, in particolare nel Mingardo, svariate strutture quest'anno hanno sofferto questa problematica, in particolare in Balneari, ed è incessante il lavoro dell'ente che, oltre a questi siti dove praticamente il mutamento d'uso sarà anche dal punto di vista ambientale di nessun impatto, in quanto sono aree dove esistono soltanto delle sterpaglie, non servono opere di grandi lavori e quindi sono anche di facile attuazione. Da parte nostra vogliamo che queste aree siano appunto destinate a parcheggi e in questi giorni noi presenteremo anche un progetto riguardo all'area del Mingardo che consentirà la creazione di altri 400 posti auto. Chiaramente ci saranno da acquisire tutti i pareri e tutti i permessi dei vari enti. Quindi questo è l'intenzione da parte dell'ente. Prima di iniziare la discussione volevo sottolineare appunto tutti i singoli interventi qui brevi, concisi, appunto per riguardare la merita del giorno. E prego comunque i consiglieri di lavoro di parte che magari su ogni articolo parli una sola persona, giusto per evitare che su ogni argomento ne parlano tre o tre persone. No, è giusto per evitare. Che questa sia la sede nella quale il Consiglio Comunale deve dibattere di alcuni argomenti. Solitamente voi scegliete anche altre strade, ma io ritengo che sia il Consiglio Comunale, quindi mi rendo conto che oggi è il 29 di dicembre, quindi i tempi sono tempi di vacanza, sono tempi in cui ognuno di noi è impegnato per fare ragione, quindi anche insomma un po' acciaccato nel Consiglio Comunale, però chiaramente non ci potete precludere la possibilità nei sensi dello statuto del regolamento. Quindi, allora, se parliamo per queste ragioni ci ritroviamo, altrimenti se fate un Consiglio Comunale ma questo vuol dire soltanto sottolineare quelli che sono le prerogative dei consiglieri comunali. Noi ci atteniamo al regolamento. Oggi facciamo, come dire, un'eccezione, ma dato per la data, non è che ci sono. Non mi invita solo a questo, ma okay. No, ma sono chiarissimi, perché con il dito ci atteniamo al regolamento. Per cercare di perché sennò sembra quasi che noi vogliamo passare quelli che sono i centri legati al regolamento. Se qualcuno la. Qualcuno vuole dire soltanto sul primo punto, se no passiamo per il terzo. No, io voglio dire qualcosa.
probabilmente seppure integrato, ma penso che così come è stato formulato in maniera abbastanza precisa e puntuale, c'è poco da dire, quindi non penso che ci siano delle domande. Però dal punto di vista logistico alcune domande ce le dobbiamo porre, perché va bene, l'individuazione di quell'area però non comporta nessun stravolgimento ai fini, diciamo, sia urbanistici che anche ai fini della richiesta della regione Campania per l'utilizzo per quella destinazione. In parte questo rappresenta un palliativo per la posa problematica dei parcheggi, soprattutto in zona limitata, che sappiamo bene che al di là, non voglio fare polemiche, al di là diciamo di questa vicenda che ha portato non pochi problemi alle strutture balneari in quell'area, che sicuramente sono problemi che venivano già da lontano. E qualcuno ha sottaciuto rispetto alla messa in campo di soluzioni alternative che non sono di poco conto, visto quello che era successo. Poi lasciamo perdere anche le polemiche, le esteriche polemiche, soprattutto da chi deve rappresentare un'istituzione, ma non è questo oggi il tema. Però ritengo che in quell'area, che diciamo, può in qualche misura anche attraverso un sistema inerente, comunque in parte si risolve, siamo all'ingresso del paese, quindi in effetti è un primo step per poi arrivare agli altri interventi che sicuramente sono più lunghi e sono più diciamo difficoltosi per quanto riguarda l'area invece dell'ingaggio. Però io la cosa che chiaramente suggerisco a questo consesso, soprattutto all'amministrazione e agli uffici comunali, di prevedere nell'immediato, visto che in quell'area esistono parecchie strutture ricettive, quindi questo un traffico così, diciamo, non solo di auto, ma vista la carreggiata di quella strada, che tra l'altro è anche molto pericoloso perché ci troviamo, diciamo, in un tratto di strada ad una percorrenza, diciamo, ad una velocità non tanto sostenuta, ma soprattutto viste le condizioni, cioè è una piccola rampa dove tante volte due macchine non riescono neanche a passare se non si ferma una macchina prima. Quindi di prevedere subito e di immediato, contestualmente a questa procedura che riteniamo sia utile come prima soluzione, di prevedere anche l'allargamento di quel breve tratto e soprattutto coinvolgendo anche la provincia, perché è una strada provinciale, prevedendo anche dei disposori in quell'area proprio per fare in modo che la velocità sia più sostenuta, e una cartellonistica adeguata, perché in quel tratto spesso ci sono stati incidenti anche gravi, e quindi soprattutto per fare in modo che ci possa essere il traffico possa defluire in maniera corretta per evitare altre situazioni più gravose. Quindi il nostro voto è favorevole a questa cosa. Una breve replica. Come abbiamo già detto, bellissima, e questa è la sede dove si deve giustamente parlare dei problemi quanto riguarda poi chi usa altri canali, giusto per non essere ipocrita, tutti usiamo altri canali, perché anche questo è permesso, ognuno lo fa a propria convenienza, secondo il proprio stile, e chi lo fa in modo chiaro, preciso, chi lo fa comunicando a voce, chi lo fa comunicando sottoposto, chi lo fa comunicando su Facebook e altri mezzi. Quindi la democrazia ci dà queste possibilità ed è giusto che ognuno di noi faccia quello che è consentito.
riguardo alle problematiche del Mingardo, mi sembra che oggi finalmente, dopo anni di stallo e di stasi, si affonda il coltello sul problema in modo deciso e chiaro. Si affronta attraverso uno studio, si affronta attraverso l'individuazione di alcune aree che erano presenti da anni, ma nessuno era andato a prendersi quelle aree e a rendersi conto che potevano servire a fare partire. La strada è lunga, non sarà tutto semplice, ma oggi è iniziato un iter procedurale che ci consente appunto proprio a ridosso delle aree del ciclope e a ridosso appunto di aree un pochettino più lontano di individuare appunto delle zone di sfogo, tra virgolette, che serviranno appunto a migliorare il servizio di quell'area. Quella strada è di competenza, come tutti sappiamo, della provincia e tante domande le abbiamo già poste alla provincia. Per quanto riguarda il miglioramento della logistica e delle varie strozzature, che è proprio questo il progetto di cui parlavo prima, che noi abbiamo già redatto grazie all'ingegnere Volpe, che gratuitamente ha dotato e ha dato dei pareri grazie alla sua esperienza, e quindi stiamo cercando di apportare su quell'area appunto un allargamento della corsia che ci consente appunto di creare posti auto al lato mare. Poi per quanto riguarda invece risolvere il problema in modo più, diciamo così, deciso, servirebbe innanzitutto che migliori dal punto di vista della logistica e della ricettività in quell'area. Mi spiego meglio. Noi dobbiamo fare una grande campagna di sensibilizzazione attraverso le nostre strutture ricettive affinché si servano di navette e di pullman per dotare quell'area con un continuo, diciamo, servizio giornaliero rapido con corse di 10-15 minuti massimo che possano evitare ai turisti di andare in macchina, anche perché il vero problema non sono i turisti residenti che appunto risiedono nelle nostre strutture, ma gran parte, tra virgolette, del disagio viene causato dagli avventori, dai tanti turisti oggi e fuggiti che arrivano la mattina e partono la sera. Quindi è una soluzione difficile che viene da, diciamo così, posta al centro del tavolo da parte di questa amministrazione, fermo restando che tutti i consigli e tutte le possibilità che vengono messe sul tavolo per migliorare appunto quell'area sono in accesso. Possiamo passare per la votazione, chi è favorevole? Questo è fatto. La norma lo prevede, quindi
Posso, visto che abbiamo il piacere di avere qui il responsabile del servizio urbanistica e ci sono successivamente anche altri punti relativi all'urbanistica, io chiederei, ma senza nulla togliere, veramente se altri consiglieri che vogliono intervenire, di far intervenire anche il soprattutto su quelli successivi che riguardano la edilizia abitativa convenzionata, riguardano interventi in deroga. Allora, chiedo coraggio qui per aggiornarci per un attimo. Noi ho chiesto espressamente la presenza dell'architetto Coraggio, in quanto oggi all'ordine del giorno ci sono svariati punti dal punto di vista tecnico e quindi noi, proprio per essere esaustivi e chiari in ogni forma, abbiamo appunto voluto, ed è quasi inusuale questa presenza di tecnici e quant'altro, in quanto riescono tra virgolette a sviscerare gli argomenti nella loro complessità in modo molto più semplice e diciamo esaustivo rispetto ai nostri cittadini. Quindi ogni qualvolta sarà richiesto di fare dei chiarimenti, l'architetto Coraggio è qui proprio per rispondere ed esaudire tutte le domande che si vogliono affrontare. Quindi se si vuole avere un chiarimento dall'architetto, però come ho detto prima, l'architetto è qui per rispondere ad altri, quindi basterebbe direttamente la prossima. Forse spiegarlo male, io ho detto questo. Per semplificare, sì. Allora, se ci sono domande da porre all'architetto, sicuramente si possono porre. Poi, anche a Sì. Chiaramente parlo degli argomenti che riguardano l'urbanismo. Qual è la domanda? Non mi sono spiegato. Allora, siccome qui ci sono delle relazioni e ci sono degli interventi, non su questo punto qua, ma su quelli successivi, sì, che sono sì, 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 per questa roba. Vabbè, in effetti noi avevamo anticipato i tempi rispetto a quello che il consigliere Cusso sta dicendo, quindi pensavo fosse una presenza così diciamo da spettatore, invece una presenza tecnica del nostro. Questo dice un'altra succede, e siccome si tratta di argomenti dove chiaramente, ma per essere più esaustivi, grazie alla presenza dell'architetto, penso che sia per questo, non certamente per la variazione. Finalmente abbiamo scoperto la domanda, quindi possiamo andare avanti sul terzo discorso. Passiamo al terzo punto.
si chiede interventi di iniziativa convenzionale senza gli articoli 18 del GDR 6 giugno 2001 con numero 380. Il 7 per costruire dell'8 gennaio 2014. Ce lo illustra il vice sindaco. Prego. Buongiorno, scuso per il tono di voce, ma del giorno e in materia in particolare nel 2014 in Germania Savella ha presentato un'istanza di permesso con cui si deroga le norme vigenti di attività generale ai sensi della legge regionale della Campania nel 19 in particolare per ottenere un residente turistico perché non si trova nella relazione di un'unica discosa e trasformato in edilizia la legge questo cambio di destinazione in materia la regione Campania ha già espresso parere favorevole della quota di prevenza rimandando poi pubblicamente gli accertamenti del caso i relativi rilasci dei permessi. Nella proposta di deliberazione che viene presentata al Consiglio Comunale c'è già uno schema di convenzione che riguarda queste unità abitative residenziali e in particolare viene prevista la possibilità per la limite non inferiore a 5% della modificata di destinare appunto queste unità abitative a delle categorie che siano chiuse. Nella proposta di deliberazione sono state già individuate, successivamente essere oggetto anche di giudicanti, le giovani coppie che hanno contratto un matrimonio da non più di 3 anni dalla sottoscrizione della riserva di esposizione, i nuclei familiari che abbiano la loro interno che non vengono con il livello del 67% e i soggetti che appartengono al corpo di legge del fuoco, della Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Stato dello Stato, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Federale. Il prezzo di cessione degli alloggi è stato stabilito in virtù della normativa esistente a 1.254 euro. Propone pertanto al Consiglio Comunale di esprimere parere favorevole di ogni istanza che è stata presentata in Germania e Italia, demandando poi all'architetto Coraggio tutti gli avvenimenti successivi del caso. Benissimo, qualche domanda? No, domande non ci sono mai perché non l'Inter. Veramente sarà la relazione anche la risposta del servizio. Quindi possiamo passare direttamente al voto. Il rimando che è favorevole. Si vota anche l'immediata esecutività. Bene. Allora passiamo al quarto punto. Quindi il regolamento si chiede di approvare il regolamento comunale per la cura dei complessi dei partecipanti delle aree verdi pubbliche. Lo relaziona il consigliere al sesto punto. Già da quando ci siamo, anzi prima che ci insediassimo dell'11 giugno, sapevamo di avere a che fare con un grande progetto di risanamento ambientale. Ma subito dopo ci siamo resi conto che era necessario comunque creare un ulteriore grande progetto di risanamento ambientale in Italia. E proprio in virtù di questo che oggi proponiamo al Consiglio come ultimo tassello di una serie di piccoli ingranaggi tra cui l'amianto, i materiali di risulta che sono coinvolti i primari,
non ha nessun costo per l'ente, confidiamo nella buona partecipazione dei capitanti e del resto del ciclo di modello. Allora. Se non c'è nessuna domanda, si passa. Allora, solo una piccola discussione. Questa è una materia molto attenzionata dalla nostra amministrazione e penso che sia un po' tutta la cittadinanza che vuole sicuramente un miglioramento di questo tipo di servizio. Quindi il coinvolgimento della popolazione è stato sempre uno dei punti fermi di questa amministrazione, è un tassello indispensabile, è una materia appunto importantissima che riguarda tutti, ma che bisogna dire già da diversi anni c'è stata una netta inversione di tendenza e quindi già negli anni addietro si è iniziata questa opera che ogni volta si fa sempre più promettente da parte delle amministrazioni che poi si vanno a sostenere. Per questo che vorrei ringraziare il delegato Saturno per il suo lavoro, per la sua continua interessante applicazione. È un nuovo modo di affrontare queste problematiche, si va attraverso uno studio attento ed ecco forse il vero valore aggiunto che in questo momento si sta dando in questo comparto è che il delegato Saturno è uno che mastica con grande attenzione la materia, ma non soltanto dal punto di vista lavoro sul campo, ma anche attraverso attente analisi e studi che portano così all'ottimizzazione del servizio. Quindi si passa al voto. Chi è favorevole al regolamento? All'unanimità. Passiamo al quinto punto. Si tratta di piano delle alienazioni e valutazioni immobiliari approvato con una deliberazione del commissario straordinario adottata con il potere consecutivo del 9 giugno del numero 9 del punto 5. No, c'è il quale no, a procedimento ordinario diversa da scusate, allora procedimento ordinario ex articolo 7 del DPR numero 2010 per l'installazione dei manufatti leggeri fabbricati presso la struttura turistica ex Campeggio Capolosso ubicata alla Pedra Stena presso dei Maiori di Caverosa. Introduce il sindaco. Sì, in effetti il dottor Leandro ha questa costruire della realizzazione di lavori riguardo alla riqualificazione del ex campeggio Capolosso con quindi per adeguamento abitato in struttura turistica con il riconoscimento della pubblica utilità da parte dell'ente e quindi diciamo che da sempre si prosegue nell'ottica di un miglioramento e del riassetto dell'organizzazione turistica del nostro comune che da un decennio circa ha focalizzato la propria attenzione verso la conversione da campeggi a villaggi per offrire sicuramente un più adeguato servizio al turismo. E quindi è una richiesta di posa di casette su Luca. Chiaramente che cosa ha fatto l'ente, visto che c'è la volontà di riconoscere la pubblica utilità, il sottoscritto ha fatto una proposta ai nostri uffici che era quella di poter consentire però realmente una pubblica utilità per i nostri cittadini. E quindi si è deciso, si è ottenuto che la proposta è questa. In effetti l'ente
potrà, dal periodo che va dal 1 di ottobre al 30 di aprile, se non erro, lei entrerà nell'aspetto tecnico la dottoressa Coraggio, noi abbiamo chiesto di poter usufruire di queste casette nel momento in cui l'ente ha bisogno di eventualmente organizzare spettacoli, manifestazioni, insomma attività ricreative che possono essere in supporto, quindi creare una sorta di foresteria che ci consente di avere dei servizi, di abbattere i costi e di dare la possibilità all'ente di poter ospitare nel momento in cui ve ne è bisogno artisti e quant'altro in vista di appunto. Questo è quanto noi abbiamo chiesto e ottenuto dalla famiglia Giuliani. Ovviamente questa è una proposta fermo restando l'acquisizione del volume. Se volete qualche chiarimento posso invitare anche al suo coraggio a... Vale anche per lei il tempo. Sì. Ti permetto. Il tempo minimo, prego. Bravo, come grandina, sono prolissa nello scrivere, proporrò. Buongiorno a tutti, buongiorno al sindaco, consiglieri. Per quanto riguarda questa proposta di deliberazione, non facciamo altro che dare seguito a quello che il Consiglio Comunale già in passato ha deliberato. Chi era già nel precedente, che cosa ha già fatto il Consiglio Comunale, ricorderà la dichiarazione di pericolosità per quanto attiene la ristrutturazione del villaggio Quercia. Ecco, i presupposti sono simili come anche lo scopo. Lo scopo è fare in modo per il villaggio Capolossi di acquisire il nuovo stato di fatto, ai sensi dell'articolo 20, quindi pericolosità. Ci troviamo in zona parte del campeggio, ricade in zona B del parco. Quindi il parco non potrebbe rilasciare un LOS esclusivamente senza l'articolo 13, ma qualche piuttosto senza il comunale lo stesso. Già come nella precedente deliberazione sono stati dati i supposti di legge che è possibile considerare di pubblica utilità un'attrezzatura di un'istituzione ricettiva, come in questo caso. Quindi, oltre al riferimento normativo alla circolare ministeriale, la proposta di deliberazione è corredata anche di consolidata giurisprudenza, quindi di sentenze nel merito. Oltre comunque a quello che è stata già, ripeto, la prassi di questo Consiglio Comunale, in questa proposta siamo andati ad inserire un valore aggiunto, quindi non soltanto il supporto pubblico pubblicità, diciamo una qualificazione comunque di un'area e un supporto economico per il territorio ovviamente, ma anche la possibilità per l'ente, quindi un'utilità diretta, di poter utilizzare il periodo di chiusura, il periodo invernale, così come si proposta del dottor Giuliani, di poter utilizzare le casette, ovviamente legato alla proposta di deliberazione anche il schema di condivisione per andare quindi ad indicare i criteri e le modalità con cui l'ente potrà andare a usufruire, ovviamente sempre per finalità pubbliche, delle casette installate all'interno del complesso. Ovviamente, come diceva il sindaco, dovrà l'intervento acquisire i pareri necessari, non soltanto per il nostro fatto. La nostra proposta è soltanto finalizzata a dare la possibilità di acquisire interno del nostro del fatto. Ovviamente l'area è già stata oggetto di un permesso rilasciato da me, assolutamente, per l'adeguamento dell'area proprio all'accoglienza delle casette, quindi la predisposizione della stessa scuola. Se c'è qualche domanda, se no. Vedete che ne sono. Per quanto ci riguarda la situazione è abbastanza chiara, perché quando si tratta di convertire, ma soprattutto di migliorare, nel caso di specie,
una struttura che durante gli anni noi siamo sempre favorevoli alla condizione. Per quanto riguarda perché la condizione sarebbe appunto la possibilità di ente o associazioni regolamentari certamente la possibilità di utilizzare diciamo, questi spazi proprio perché altrimenti determinino l'interesse pubblico, no? Chiaro che poi bisogna verificare la possibilità, soprattutto perché si tratta di un'idea, però per lì, prescindere da questo, in linea di massima questo dovrebbe comportare anche una maggiore situazione e quindi una riqualificazione di un'area appunto che da tanti anni non viene utilizzata, quindi siamo favorevoli alla proposta. Bene, allora passiamo direttamente al voto per approvare questo. Giulia, all'unanimità, si vota anche per il limite di esibibilità. Passiamo direttamente al punto numero 6. Il piano delle azioni per il turismo immobiliare, approvato con deliberazione del commissario straordinario, adottata con il potere del Consiglio Comunale numero 9 del 7 giugno 2017. C'è un introduce il vice sindaco. Il 7 giugno 2017 il commissario straordinario ha fatto il piano relativo all'eliminazione e valorizzazione del patrimonio. Questo piano però, alla luce dei indirizzi dell'amministrazione comunale, da corso di questi mesi, crediamo che debba subire delle integrazioni o delle modifiche in alcuni. Cito ad esempio due argomenti che hanno visto impegnata l'amministrazione comunale. Relativamente alla zona scodicente di Scosa, per la quale i limiti che ci impone la legge vigente è stata trovata una soluzione tecnica per risolvere almeno in parte il problema si potrà trovare a pochi anni. E ad esempio un altro argomento che è importante è la condizione di che rende avanza in una zona, io la zona stretta, dove già in questi giorni sta in corso di notifica delle istruzioni di pagamento per i canoni infidelici che non sono stati versati, cioè parliamo di circa 600 credo però, siccome una proposta di deliberazione articolata che sia necessario anche per questo punto il supporto tecnico dell'architetto Coraggio e il mio nuovo della nella proposta di deliberazione tutto ciò che nel piano è stato inserito per andare, ecco, come nei primi punti per chiarire
degli aspetti che erano soltanto citati nella precedente stesura, quindi sono stati inseriti dei punti integrativi. Forse per merito alla prima proposta di deliberazione di questa seduta del Consiglio Comunale, quindi relativamente al fondamento di destinazione e uso delle aree, ovviamente anche questo aspetto è stato inserito nel piano con un punto dedicato. Per quanto riguarda le Villa Pascolo, ad esempio, il piano è stato integrato con quello che è il regolamento vigente, quindi andando a specificare quali sono le modalità che sono state intraprese già da questo ente per la concessione dei suoli in fila. Per quanto attiene alcune strutture, servizi di carattere di proprietà per il comune, per l'isola ecologica, si è andati a specificare quello che è avvenuto in questi mesi, la gestione alla chiesa, sicuramente si andranno a precisare il campo passato di gestione e quello che sarà il passaggio alla luce della procedura di gara aperta che si sta per concludere. Sono state inserite quindi anche altre attività intraprese dall'ufficio, come è stato specifico la manifestazione di interesse in relazione alla possibilità di individuare un'area per la realizzazione da parte di privati, quindi un partenariato pubblico privato, un impianto che citava prima il consigliere delegato all'ambiente, un impianto per l'utilizzo del materiale inerte da carabiniere. Se nel punto specifico c'è qualche domanda, altrimenti si passa al voto per il materiale della madre. Allora, passiamo direttamente a una sola precisazione. Ringrazio l'architetto Coraggio veramente perché così spiegato in poche parole non dà il senso del lavoro straordinario, innumerevole che è stato fatto per appunto organizzare questo lavoro. Una battuta attenta, precisa, che va nella direzione di risolvere problematiche ataviche, di dare appunto un senso a tantissime cose, oltre che a dare servizi e opportunità ai cittadini, anche a restituire all'ente somme ingenti che entreranno appunto con, come diceva prima l'architetto, con appunto le ultime iniziative che in questi giorni mi sono state fatte per il recupero dei dati. Grazie. Allora passiamo direttamente al voto, favorevole. Si vota anche per l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Passiamo al settimo punto, la prima variazione di bilancio, la ratifica. Sì, in effetti all'interno della proposta di deliberato ci sono appunto tutti gli stampati e tutto qua. In effetti la prima variazione di bilancio riguarda la rinuncia dell'indennità da parte del sottoscritto per una somma di 16.510 euro che giustamente viene scritta in un capitolo di bilancio dedicato. Ossia il sindaco rinunciando alla propria comunità ha creato una posta in bilancio per la tracciabilità, per poter dire come verranno spese. E appunto è la creazione dell'area attrezzata per i bambini nella previsione del bilancio 2017 al capitolo 18.103 all'articolo 00 per un costo di 7.510 sono quelli già spesi, poi a seguire. Mentre la seconda è l'iscrizione di bilancio di previsione 2017 per il contributo della Regione per il programma della manifestazione di Camerota per 150.000 euro
mentre decide per 15.000 euro in più, 165.000 a carico dell'ente comune, sono state finanziate attraverso la riduzione di alcune voci di spesa con il fondo di riserva per 10.000 euro, il consumo, il risparmio del consumo del mercato ittico dell'acqua per 3.000 euro e spese di manifestazioni turistiche che sono state svolte con grande attenzione e passione da parte del delegato allo spettacolo di Matteo Alessandro Peranti del 2000. Questa è per quanto riguarda nello specifico le varie missioni di bilancio. Ci sono domande da parte dei consiglieri? Posso? Caro Presidente, cari consiglieri, gli argomenti di cui ero oggetto sono tutti concatenati e collegati al bilancio di previsione che soltanto in data 28 di dicembre è stato pubblicato dal segretario, vale a dire dopo 2 mesi e mezzo è stato pubblicato il bilancio di previsione. Innanzitutto al segretario comunale, che è il responsabile degli atti amministrativi e della pubblicazione di questo atto, innanzitutto quali sono le ragioni per cui la stranezza che nel frattempo si è proceduto a delle variazioni di bilancio, perché necessari e indispensabili, però senza che vi fosse la pubblicazione del bilancio di previsione. E lei sa bene, caro segretario, che soprattutto uno strumento così necessario e indispensabile, non capisco la ragione di questo ritardo, e questa ragione lei sa bene che comporta anche delle sanzioni amministrative sul salario accessorio. La delibera andava pubblicata entro 30 giorni, così come ancora non si capisce bene per quale strana ragione, visto che l'articolo 169 prevede, e non è più facoltativo, perché fino al 2013 i comuni al di sopra dei 5.000 abitanti, quindi fino ai 15.000 abitanti, non erano tenuti all'approvazione dell'ARTEC, il piano esecutivo di gestione, invece non si hanno traccia dell'approvazione del PEC, quindi viene dato conferma, si è stato approvato il PEC, al momento no. Cioè, praticamente in data 29 di dicembre la parte tecnica, perché chiaramente io prendo i tutti consiglieri comunali e nello specifico non hanno sicuramente responsabilità, però è chiaro che quando si va in giunta e vengono sottoposti degli atti, mi rendo conto anche, come dire, la poca esperienza di questa amministrazione, ma quando vengono posti degli atti la parte tecnica deve quantomeno rendere edotti gli assessori e i consiglieri comunali degli atti che si vanno ad approvare. Lo dico soprattutto al vice sindaco, che tra l'altro è avvocato, e quindi questi fatti dovrebbero comportare un arricchimento nella sua attività amministrativa. Però in effetti si è proceduto non soltanto alla variazione di bilancio, e sappiamo bene la vicenda e cosa i rilievi che noi avevamo fatto, chiedo nel contempo anche al segretario comunale, che in quell'occasione aveva fatto una dichiarazione con la quale diceva di inviare preventivamente agli organi competenti, se questi organi competenti sono stati inviati gli atti,
perché è chiaro, non vogliamo assolutamente creare nessuno di noi di spaldaggio, però sugli atti amministrativi, caro segretario, cari consiglieri, bisogna non solo fare attenzione, ma soprattutto atti amministrativi che comportano l'impegno in un comune disastrato come quello di Camerota, e l'avete anche annunciato in un pubblico comizio a distanza di 20 giorni la condizione in cui versava e versa il comune di Camerota, poi di tutto questo non si trova traccia né nelle variazioni di bilancio e né chiaramente nella sede deputata che è il Consiglio Comunale. E se è vero come è vero, e mi attengo alle dichiarazioni fatte dal sindaco e dal vice sindaco, del comune di Camerota ha circa 15 milioni di debiti fuori bilancio e questi li avete puntualmente elencati, avete specificato quali sono gli importi, avete parlato di transazioni per 300.000 euro, che però francamente non si ha traccia di questa realtà, ma lo dico con chiaramente, non lo dico con la polemica o con la contestazione, ma lo dico con una grande onestà intellettuale, lo dico soprattutto a chi si appresta per la prima volta a fare questa esperienza in un comune dove, e l'ho detto già precedentemente, sicuramente non sono fatti da porre a questa amministrazione, però il dovere di questa amministrazione è quello di prendere tutti gli atti e di portarli nella sede deputata. Non potete andare in casa, capisco la impossibilità tante volte di risolvere i problemi, però le responsabilità vanno ricondotte, perché altrimenti correte il rischio di essere correi in un'azione amministrativa sciagurata degli ultimi 5 anni e degli anni precedenti di soggetti che sappiamo bene. Quindi ho chiesto al segretario comunale di fare luce su questi fatti. La parte politica ha responsabilità politiche, la parte amministrativa ha responsabilità amministrative che potrebbero anche essere successivamente addossate sull'amministrazione. Quindi, caro segretario, ci spieghi le ragioni di questa di questo atteggiamento, di questi ritardi amministrativi sullo strumento principale che è il bilancio di previsione, e lo diciamo il 29 di dicembre, ormai l'anno finanziario si è concluso, quindi a distanza di 2 mesi e mezzo viene pubblicato il bilancio. Per quale ragione non esiste un PEG? Come si è proceduto all'impegno di ingenti somme che bisognava impegnare? Perché da questo punto di vista è giusto che l'amministrazione deve andare avanti, deve fare gli impegni, deve fare i dovuti pagamenti. E sappiamo bene che questo comune è assoggettato non solo a un piano di riequilibrio finanziario, ma assistiamo quotidianamente a una serie di giudizi di ottemperanza da parte del TAR che comportano ulteriori danni all'ente. Quindi, alla luce di tutto questo, non si può gestire con questa superficialità e con questa leggerezza, motivo per il quale chiaramente abbiamo forti dubbi e sicuramente, al di là delle buone intenzioni su alcune variazioni di bilancio, chiaramente il nostro voto è contrario, ma è contrario soprattutto per le ragioni e le motivazioni, e prego il segretario chiaramente di verbalizzare queste cose, caro segretario, le ragioni che ho indicato poc'anzi,
Dico invece alla parte politica di fare attenzione, perché è chiaro, questa non è una responsabilità, gli aspetti tecnici non riguardano e non sono in capo alla parte politica, ma la parte politica da questo disordine e da queste modalità con cui viene gestito gli atti amministrativi, soprattutto atti di una fondamentale importanza come il bilancio di previsione o il PEC, potrebbero derivare delle conseguenze. Grazie.
Mi meraviglio che lei la tenga come un fatto personale. Io ho sempre rispetto il ruolo che svolge e quindi non è assolutamente, non può essere né un attacco personale e né chiaramente una persecuzione nei confronti del segretario comunale. La mia invece è una preoccupazione che deriva dallo stato di salute del medico, che se viene gestito con queste modalità può arrecare un'opportunità. Cioè, se è un comune sottoposto, e lei lo sa molto bene, se nella precedente amministrazione si è ritrovato a gestire situazioni abbastanza anomale, che puntualmente ho segnalato e che puntualmente lei mi ha dato risposta. Però qui non si tratta, come vi scrivo, qui si tratta di atti fondamentali che sicuramente non sono in capo all'amministrazione. Quando lei dice per esempio il decreto non l'ha approvato l'amministrazione, lo dica alla consigliere Saturno, ma non è il consigliere Saturno a dire al ragioniere o al segretario comunale di indicare la bilancio di previsione o del PEF. Cioè, sono atti che attengono alla parte amministrativa, quindi le garantisco che non si tratta di un fatto personale, ma poiché il comune si trova in regime di equilibrio finanziario e ha tante complessità, io penso che certi atti vanno fatti nei tempi e nei modi che stabiliti dalla legge e dalla norma. L'articolo 169 dice che il comune di Camerota, superiore ai 5.000 abitanti, era tenuto ad approvare il rispetto. Altrimenti gli impegni, come sono avvenuti in questo frattempo, gli impegni che l'ufficio di ragioneria ha dovuto fare, come sono avvenuti? Cioè, francamente, però il PEC è andato approvato, non è un prezzo contabile, sono state fatte le valutazioni di PEC pubblicati dalla giunta, però se il vecchio non esiste, quali variazioni sono state apportate? E poi, senza voler fare polemica con il vice sindaco, io non ho parlato né di onestà intellettuale, né certamente ho parlato, non ho messo in discussione il lavoro che sicuramente è animato da buona volontà, da parte vostra, cioè, io ho detto però che diciamo, le cose da voi enunciate in pubblica piazza, poi ci deve essere una conseguenza sugli atti amministrativi, se noi leggiamo che sul bilancio di previsione non ci sono debiti fuori bilancio, e a distanza di 20 giorni vi recate in una pubblica piazza a dire che ci sono 15 milioni di debiti fuori bilancio, francamente, siccome la conoscenza e contezza di tutto questo la dovete dare e l'avete voi, questi argomenti chiaramente poi se nel momento in cui si dice che si vuole la collaborazione dell'opposizione, invece a me sembra che probabilmente voi in qualche misura, in qualche modo dovete ancora scontare qualche impegno elettorale, quindi non per la volontà vostra, ma dovete scontare qualche impegno elettorale che avete assunto. Ma siccome, ripeto, il comune di Camerota si trova in un regime particolare e non metto in discussione il fatto che tu conosca l'articolo 194 e 195, però delle cose dette, questo probabilmente sarà un invito, ma soprattutto faremo noi una richiesta in tal senso di un consiglio comunale monotematico su cui si fa, e ripeto, ribadisco, sicuramente non sono da attribuire a questa amministrazione, però vista la complessità e l'enorme, diciamo, cuore e tempi che avete ereditato, è giusto che queste situazioni diventino effettivamente, si facciano gli atti conseguenziali rispetto a queste situazioni.
pensare che in fase di riproduzione della ritorno, perché su circa 1000 fascicoli che sono stati trovati relativi alla protezione, tanti sono dei decreti giuridici o delle sentenze che non sono state opposte, quindi sono diventate definitive. Tante altre sono dei giudizi magari ancora in corso e comunque relativi a presunti crediti bancari che non trovano alcun riscontro in bilancio, quindi sono dei bilanci. Su ogni singola posizione, fermo restando la volontà del legge di andare a formalizzare delle transazioni di dove riteniamo che sussista un credito certo, liquido ed esigibile, si deve a mio avviso verificare tutte quelle voci di spesa che in realtà magari non trovano alcuna giustificazione. E quindi troverei anche magari fuori luogo provvedere un riconoscimento di un debito che magari è stato contratto per la superficialità, faccio esempio da un singolo funzionario o da un dipendente comunale all'epoca proposta a quello del servizio e che invece non deve a mio avviso vedere formalizzato un riconoscimento da parte degli organi competenti. Detto questo, stiamo procedendo proprio attraverso gli uffici di competenza, quindi anche attraverso la ragioneria, a verificare poi sulle singole pratiche dove sono stati effettuati dei pagamenti, magari in acconto, oppure addirittura dei pagamenti che hanno veramente la posizione che stiamo in questa fase intrecciando i dati per arrivare ad un importo che sia più verosimile possibile. Poi per quanto riguarda gli impegni elettorali, non so a che cosa si riferisca il consigliere Russo, oppure magari ciò può precisare, visto che non credo che nessuno dei consiglieri abbia dovuto ascoltare o stia ascoltando l'impegno elettorale e diciamo, questa è stata proprio la, secondo me, la nostra forza, quello che ci ha permesso di vincere le elezioni. Beh, se non ci sono più. Vorrei, visto che l'argomento è stato ovviamente battuto, vorrei innanzitutto fermarmi sul grosso lavoro fatto dal sindaco Calicchio che in modo esaustivo ha sviscerato la questione, ma mi fermerei su un punto che mi dispiace che questa opposizione non voglia conoscere. C'è un dato di fatto che è certo e acclarato. Questa amministrazione è andata in piazza a dire una verità che è stata riconosciuta da tutti i cittadini. E in 6 mesi ha iniziato una operazione di trasparenza mai, nemmeno mai sognata da nessuna amministrazione che ha presidiato il comune di Ravenna. E questo il vero, il focus di questa discussione, ed è questo che questa opposizione che oggi viene a parlare di inesperienza di questa amministrazione invece dovrebbe far rilevare agli occhi della gente se fosse corretta dal punto di vista proprio intellettuale. Io mi aspettavo questo che oggi venisse detto, a prescindere che noi siamo in amministrazione da 6 mesi e il lavoro, come lo è per noi, lo sarebbe stato anche nel caso a prevalere fosse un'altra lista. Non è facile sviscerare 10 anni di problematiche dove noi ci ritroviamo ogni giorno a dover opporci a giudizi di ottemperanza mai opposti, perché noi oggi andiamo a rispondere anche di cose
che partono dal 1999 e non è facile dover combattere l'ordinario, lo straordinario, la progettazione delle opere in corso, una situazione di liquidità che tutti quanti riconosciamo, e oggi invece di venire a riconoscere a questa amministrazione che è riuscita a portare nelle piazze quella che è la verità facendo un'operazione di trasparenza. I 15 milioni di euro sono 15 milioni di faldoni, e secondo me ce n'è ancora qualche altro in attivo che stiamo analizzando. Noi non ci soffermeremo qui, noi andremo avanti. Io adesso stiamo analizzando anche le fatture ad una, dove andremo proprio perché non abbiamo nessuna continuità, proprio perché non abbiamo nessuna situazione di sorta da dover chiarire né col passato recente e né con il passato un pochettino più vecchio. Quindi i 15 milioni noi adesso li stiamo incrociando, questi benedetti dati, con la ragioneria, andando nel faldone, nello specifico e nel decreto ingiuntivo, e andando a chiedere al ragioniere che cosa è successo e che cosa è stato pagato. Ci sono addirittura delle partite pagate due volte. Questo a far capire che ovviamente errori di contabilità disumani che qua dentro noi stiamo riscontrando, con una macchina che sappiamo che non è nostra, che è una macchina che noi abbiamo ereditato e che oggi stiamo portando alla numerica dei giri che è quella di questa amministrazione. Quindi qui non si tratta solo di buona volontà come qualcuno cerca di far passare, qui c'è una progettualità seria, una progettualità che cammina avanti spedita, una progettualità che ha prima toccato punti sensibili, quelli importanti, quelli di superare l'estate, ma che oggi si avvia anche ad intaccare in modo deciso e determinato la macchina comunale, cercando di ottimizzare. Ecco perché si stanno rifacendo gli uffici, ecco perché si stanno intrecciando i dati, ecco perché gli uffici si cominciano a guardare, ecco perché il personale oggi viene così portato, spostato tra virgolette vicino ai vari funzionari. Noi non dobbiamo scoprire l'acqua calda e sappiamo benissimo la situazione che abbiamo ereditato, e proprio questo ci aspettiamo dall'opposizione, di riconoscere il lavoro cristallino, genuino che viene fatto, ma che oggi viene fatto da questa amministrazione, ma che era necessario ovunque nel caso avesse vinto qualche altra lista. Quindi andiamo avanti, perché noi andremo avanti nello specifico. Oggi stiamo analizzando dati, vi invitiamo a venire su nei vari uffici, non so se qualcuno può avere contezza di 1000 decreti ingiuntivi e di ogni mattina che bisogna andare a difendersi nei tribunali, cosa che non è stata mai fatta fino adesso. È chiaro che stiamo lavorando su tanti decreti, e come diceva l'avvocato, i debiti si possono riconoscere nel momento in cui si dà una valenza a quel debito. Ecco perché molti debiti non sono ancora riconosciuti, perché non se ne conosce la causa, l'entità, la documentazione, come si è acclarato quel debito. E l'ente entra nello specifico, partita per partita. E poi se sono state fatte già delle transazioni, le transazioni nel momento in cui possono poi chiudersi e avviene il documento ufficiale, che possono diventare le delibere e riconoscere. Quindi credo che ci sia tanto lavoro da fare, tanta volontà e soprattutto tanta determinazione e conoscenza, anche perché noi ci interfacciamo con chi sta guidando, come il segretario, il ragioniere e tutti i tecnici stanno guidando le operazioni, i documenti sono tanti, le cose da fare sono tantissime, ed è chiaro che nessuno potrà essere preciso al 100%, abbiamo le nostre mancanze, le nostre lacune, veniamo da una serie di inottemperanze che partono da lontano, che hanno bisogno di una tempistica fisiologica affinché poi la macchina entri nel pieno regime. Questa amministrazione ha 6 mesi di vita, ha già fatto tantissimo e ancora la strada è lunghissima da fare, ma c'è competenza, know-how e tanta buona volontà. E come diceva prima l'avvocato Francesco Calicchio, la cosa che realmente dà fastidio, ma è che è palese, è che questa amministrazione
piace proprio per la sua concretezza, per la sua determinazione e proprio perché questa amministrazione dimostra tutti i giorni di non avere interessi personali da persone. Passiamo direttamente al voto. Quindi, per chi è favorevole ad approvare questa prima operazione di bilancio, con la maggioranza, si vota per l'immediata esibilità. Contrari? No, contrari. Si vota per l'immediata esibilità, favorevole la maggioranza. Allora passiamo all'ottavo punto, la seconda variazione di bilancio, una ratifica. Cioè sempre il sindaco. Sì, più o meno era per ricordare un pochettino quanto era successo già nel primo punto, mi dispiace che una variazione di bilancio non viene votata dall'opposizione come sindaco rinuncia alla propria identità e questo è un po' il piacere, posso capire chiaramente motivazioni o variazioni di bilancio in altre decisioni. Comunque per il secondo punto si parla della diminuzione del fondo di credito di tutti la disponibilità, prendo con le 700 euro per finanziare parte del debito residuo relativo all'esecuzione della sentenza del TAR Campania per l'ottemperanza indicata formatisi sul decreto di giugno numero 58 del 2014 e si tratta della società cooperativa Progetto 2000. Insomma, si insiste sempre su una debitoria pregressa che l'ente si ritrova a combattere e quindi nel capitolo di spesa appunto il 18.000 all'articolo 08 la restante parte di questo debito invece è stata pagata in quanto previsto nel residuo di bilancio. E poi la numero 2 invece è l'incremento di capitolo di spesa dovuto ad avvocati, a questo esercito di avvocati che intorno al comune di Caserota per dover ottemperare a tante situazioni. Un totale di 19.643 euro per la diciamo parte di questa somma è stata recuperata da rimborsi per missioni precisamente per il contenzioso Lombardi, per il comune di Caserota, per l'avvocato Francesco Lucci per 4.337 euro, contenziosa eredi usate per il Caserota in carica al professor Marinelli per euro 7.295 e poi non elenco più altrimenti è infinita diciamo la sua. Ecco, queste sono le motivazioni per le quali si ricorre alle variazioni di bilancio. Sono domande? Se non ci sono domande si passa direttamente al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Si vota anche per l'immediata esibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Passiamo al nono punto per approvare un regolamento comunale per l'adozione di cani d'andaggio. Consigliere? Grazie. Ma quella porta è chiusa però. Regolamento comunale per l'adozione dei cani randagi, ritrovati sul territorio comunale, c'è il ragazzo del consigliere Trazzo. A tutti si chiede insomma l'approvazione di questo regolamento, visto la portata e l'incremento del fenomeno dell'adozione del territorio comunale negli ultimi anni. Quindi vorrei l'obbligo da parte di questa amministrazione di prendere dei provvedimenti. Grazie alla collaborazione tra gli uffici, in specifico la polizia municipale. Per favore silenzio, e magari chiudi di sopra di chiudere quella porta. La polizia municipale e l'ASL insomma si sono sviluppate delle iniziative volte al ridimensionamento del fenomeno.
facendo una certa analisi ci siamo resi conto che circa l'80% dei cani insomma ritrovati per strade che quindi creano dei disagi ai cittadini nonché all'ambiente sono molto spesso hanno dei padroni o quantomeno dei custodi. A questo proposito quindi sono state fatte delle giornate di procettatura nel mese di luglio e ne seguiranno altre nel mese di gennaio nelle frazioni. Si chiede quindi l'approvazione di questo regolamento al quale seguirà immediatamente una convenzione ad un rifugio insomma, per cani randagi insomma quello più vicino, anche se molto spesso le strutture sono sature. Quindi abbiamo pensato anche a risolvere il problema all'interno del comune, però purtroppo in questo momento sia un po' per la situazione economica sia per altri problemi non c'è questa possibilità. Quindi il regolamento prevede l'adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale e ricoverati presso queste strutture con delle agevolazioni anche ai cittadini insomma, che se ne vorranno fare carico, anche perché sono delle operazioni abbastanza onerose da parte del comune e tenere ricoverati dei cani presso queste strutture ha un costo insomma, abbastanza elevato ovviamente. Questo è quanto. Se ci sono domande? Sì, il problema del randagismo che ha parlato sono anni che noi stiamo troppo sopportando per l'inconveniente, anche perché spesso il cane diventa una moda, quando passa la moda si abbandonano i cani per strada e diventano anche un pericolo per l'incolumità delle persone. La discorsa spesso sono state anche case di missioni. Oppure proprietari che tengono un animale domestico in stato di abbandono, lasciato in giro, nessun padre della via pubblica. Però c'è anche da dire che il comune mai si è riuscito ad affrontare questo problema perché non si è organizzato in passenza, no? Le convenzioni con altre strutture vanno bene, sono necessarie. Mi ricordo facemmo all'epoca una convenzione con una struttura della Calabria, con dei costi purtroppo da affrontare. Ma è necessario capire che il comune si debba attrezzare non per un cammino municipale, che ha dei requisiti e presupposti molto complessi da affrontare, oltre che spese, ma siccome sono delle associazioni che stanno insistendo rispetto a tale problematica, c'è cioè una maniera di prendere la si potrebbe già pensare di creare almeno una struttura di prima accoglienza che ha innanzitutto la funzione di non avere questi cani in giro, un riferimento dove il cittadino può andare nel caso voglia adottare questo animale, ma poi è necessario perché potrebbe diventare una struttura dove i nostri veterinari dello Stato possono accedere per le verifiche dell'animale, perché hanno fatto delle verifiche per questo animale in quarantena, deve essere evitato il rischio del contagio di malattie infettive all'uomo, quindi l'adozione del cane deve inevitabilmente essere secondaria a delle verifiche che vengono fatte, devono essere fatte prima dal personale veterinario della nostra azienda sanitaria. Quindi è necessario che non ci dobbiamo fornire di questa struttura, ma è necessario anche perché sono talmente alti i costi di un'eventuale convenzione che pian piano noi potremmo creare questo possibile con già una decina di box per riuscire a fare la prima presenza. I volontari ci sono molto appassionati, dovrebbero essere coinvolti in questo senso. Per quanto riguarda la rabbia canina, è un obbligo di legge. La microchippatura è un obbligo di legge, anche. Purtroppo se ci sono in giro cani che sono privi di microchip perché non c'è il controllo. Spesso quando un cittadino chiama i vigili urbani per segnalare la presenza di un cane, i vigili urbani hanno una cattiva, pessima abitudine di dire chiamate l'ASL. Ma l'ASL non ha la funzione di andare a calappiare i cani in giro.
l'ASL ha la funzione di verificare lo stato di salute dei cani che hanno preso posti per una gestione in sicurezza per l'animale. Quindi bisognerebbe vedere come creare questo servizio di accalattatore del cane e di messa in sicurezza per poi chiamare l'ASL che va a verificare con il cane, molto più il cane è stato messo a punto in sicurezza. Per la microcirpatura, al di là dell'ottima iniziativa che sì, è stata fatta, mi ricordo anche noi facendo questa iniziativa quando era vivo il nostro dottore Gerardo Principe, il veterinario di Marina, che purtroppo prematuramente ci ha lasciato, noi cominciamo a fare questo servizio di microcirpatura. Ma non dobbiamo far passare ai cittadini il messaggio che noi dobbiamo fare l'istituto di microcirpatura in giorni organizzati solo qui a Camerota, perché c'è un servizio di veterinari della nostra ASL, il nostro distretto sanitario numero 71 a Villa Mare, che fa un microcirpatore gratuitamente ogni giorno. C'è bisogno che l'ASL deve venire qua a Natale, a Pasqua, a San Rossi, no, ogni giorno il cittadino deve andare a microcirpatore a Villa Mare. È una legge. Io mi ricordo che allora l'ex comandante di vigile Antonio Ciocco mi fece vedere che il nostro comando di polizia municipale è anche punito, e potete chiedere se ancora c'è qualcosa, per quello dell'attrezzatura per la polizia, ma che non è stato mai utilizzato perché non c'è stata la sensibilità di portare avanti questo discorso. Dopo la nostra amministrazione, dopo Roma, non si è più parlato della carne canina, non si è parlato più di grandagismo, e tutto sta questo sentimento da noi. Ora il problema si ripropone, quindi sono molto coinvolto in queste iniziative, perché le iniziative che mi interessano, di cui voi mi abbraccio, quindi in opposizione non come successivo deve essere contraria a tutto, è una posizione che è contraria alle cose che deve essere contraria, perché è coerente delle proprie decisioni. Se prima si parlava di essere contrario al bilancio, noi non possiamo poi in fase di creazione del bilancio prendere bene, cioè la linearità del discorso che facciamo. Per questo discorso, vai ragazzi, poi tranquillamente già da oggi, se ritiene opportuno, accettare la mia collaborazione, che è un problema che io ho sempre vissuto in estrema. Le campagne di sensibilizzazione vanno fatte, le verifiche vanno fatte, assolutamente, perché devono essere microcirpate, non possiamo fare così, è importante, è fondamentale. Purtroppo non c'è l'educazione da parte del cittadino in questa cosa. La moda del cane non deve essere una moda. Un animale di attenzione che viene definito tale deve essere rispettato, deve essere punito severamente chi non si attiene a questa regola, a questa legge, e l'amministrazione tramite il comando di sicurezza deve far rispettare questa legge. Allora, per la microcirpatura sono state fatte per venire incontro ai cittadini che molto spesso, soprattutto con un cane al seguito, non possono muoversi o che non ne hanno le possibilità. Infatti hanno riscosso un grande successo, sono stati microcirpati circa 70 cani grazie all'aiuto della dottoressa Terra. Insomma, la nostra intenzione, consigliere del Gaudio, è quella di creare consapevolezza da parte nei confronti dei custodi di cani o dei proprietari di cani, quella di un comportamento di buon senso per tenere i cani, quindi di non lasciarli liberi per strada, di microcirparli, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le associazioni, invece, sono state ampiamente ascoltate, anzi, nasce proprio dalla collaborazione con le associazioni, che in particolare a Marina sono molto attive e con le quali ogni giorno sono state ricevute anche dal sindaco. E proprio in virtù, insomma, di questo lavoro delle associazioni si era pensato a un rifugio insomma, da dare in affidamento anche a questa associazione. Purtroppo, come dovresti sapere, sai sicuramente benissimo, le regole per quanto riguarda questi rifugi sono molto rigide.
bisogna attenersi ai, insomma, degli standard precisi, quindi le gabbie devono essere di una certa metratura, insomma ci sono delle regole da seguire ben precise. Avevamo individuato anche un'area per far nascere questo rifugio, purtroppo interfacciandoci insomma con l'ASL ci hanno detto insomma di fare attenzione, quindi sicuramente è intenzione di questa amministrazione lavorare in questo senso, quindi avere una prima accoglienza del territorio comunale, ma ci preme ancora di più dare una soluzione immediata a questo problema che purtroppo, come dicevi, con le persone di lenti sposa, ma su tutto il territorio comunale, ha portato anche a delle aggressioni, insomma, ad altro tipo di danni, per non parlare dello sporco che lasciano in giro, quindi cerchiamo una soluzione immediata a questo problema, ovviamente lavorando nel lungo termine per una sistemazione anche sul territorio comunale. Io ripeto, anche noi abbiamo fatto il servizio di vicino alla parola, troppo per andare in voce, passare con la voce. Però, ripeto, come ogni cittadino porta con sé il cane al mare, in montagna, cosa lo porta dovunque, deve portarlo in due, deve tenere a fare la città. Immagino se il cane sta male, che lo deve portare, non lo so, dal veterinario, mi pare che sta troppo curioso, non credo che il veterinario venga a fare. Vabbè, ma non è dell'obbligo, è un obbligo di legge, cioè nel senso che non è che noi andiamo in contro di cittadini, te sono tutti i miei principali, un problema loro, è sì che raggiungere i presidi dell'anno. Sì, ma non capisco, ma se si fa qua è un problema, se no, non ho detto qual è il problema. Però mi pare a me che qua, però non guarda, sempre il lavoro per fare i figli, io non sto criticando, sto dicendo che vanno bene le giornate, però i cittadini devono sapere che ci sono servizi di veterinario sempre fisso all'alto. Una sensibilizzazione forte, che però il cittadino non deve solo attendere che servizio, devono fare la 1.50, anche se il comune in questo momento non può, non riesce, o perché è impegnato l'ASL, o perché è impegnato il comune, non riesce ad organizzare la giornata per la 1.50, questo qua non significa che il cittadino non deve organizzarsi, lo deve fare il passo. Posso dire, io ho trovato molto interessante l'intervento del consigliere del cambio, anzi proprio che va nella direzione di metterci allo stesso tavolo quando bisogna portare avanti delle tematiche che interessano tutti e che condividono anche gli attori, perché come diceva prima Vincenzina, l'amministrazione ha già lontano queste ipotesi che avanzano anche degli altri. Io non escluderei, anzi inviterei anche l'assessore a lavorarci, magari anche in senso alla sede, sfruttando anche l'esperienza che già ha maturato il consigliere del Napoli, se magari perché non nasce una presenza fatta a quattro mani, posso avere le altre. Assolutamente, infatti, ringrazio per questo, perché farò sicuramente le cose. Volevo fare una situazione su questo punto che è molto sentito e anche diciamo così partecipato dal consigliere Giugato, che con il quale più una volta ci siamo confrontati e confrontati questo argomento quando si è nella posizione. Allora facciamo una piccola e rapidissima cronistoria. L'amministrazione ha lavorato moltissimo sotto questo punto di vista, in primis impegnato con l'assessore Vincenzo. In effetti è stata anche un po', caro Enzo, volontà da parte dell'ASL di venire a fare questo lavoro qui, perché diciamo si sentivano un attimino più tutelati. Hanno dovuto fare questo lavoro che ha portato circa 70 microcippature, lo abbiamo fatto presso il campo sportivo di Marina e di altre trazioni. Anche perché la dottoressa, che è stata una persona disponibilissima, ci teneva molto a conoscere gli aspetti del territorio, a parlare proprio con i titolari dei campi. La verità è che, come bene dicevano sia prima l'assessore che il consigliere, è che qui bisogna innalzare la soglia di responsabilità da parte di chi
gestire questi nostri cari amici, che non devono essere soltanto amici quando li teniamo a casa, ma poi li educhiamo come dei figli che li mandiamo allo sbaglio. Il cane deve essere seguito nella sua interità e nella sua integrezza, e quindi un cane non deve essere lasciato libero in mezzo alla strada di fare ciò che vuole. Noi a Ventiscosa, come diceva prima il consigliere Del Gabbio, abbiamo dovuto multare un cittadino di Ventiscosa perché purtroppo aveva un cane che aggrediva i propri vicini. E questa microcippatura serve proprio a questo. Questo utilizzo di questo scanner che è in possesso della polizia municipale, che noi abbiamo usato per individuare attraverso dello scanner, appunto, la scannerizzazione dei chip di questi animali, che ci hanno poi consentito anche qualche individuazione. La situazione noi la stiamo affrontando anche con gli amici a quattro zampe di Marina di Caderota in particolare, dove c'è una sensibilità e già un assetto organizzativo abbastanza valido. Proprio l'altro giorno c'è stata anche una giornata dedicata agli animali in piazza, e in questa area proprio di fronte a noi, non ricordo bene, verso la Sciania, c'era ed è stata individuata una sorta di area che è anche recintata. Abbiamo anche avuto un sopralluogo in quell'area, dove bisogna poi fare una diciamo così, un'attenta disamina su quello che c'è da fare, perché poi la normativa e le procedure, come sai meglio di me, caro Enzo, sono abbastanza diciamo così, restrittive. Noi ci siamo sentiti anche con la comunità montana, con il canile di Torre Ossaia, per fare delle convenzioni, e ci sono addirittura difficoltà dove ci sono dei canili saturi, tra virgolette, che non consentono più di poter portare i cani, i quali poi li dobbiamo portare anche in un'area, tra virgolette, vicina, non possiamo portarli lontano. Non parliamo poi della defecazione che avviene dappertutto, e non a caso, proprio in questi giorni, insieme alla Polizia Municipale, noi abbiamo preparato un manifesto pubblico che uscirà proprio durante le feste o subito dopo, dove porremo grande attenzione a questo che è ormai diventato un fenomeno al quale noi dobbiamo porre un rimedio assolutamente. Molto spesso viene vanificata anche il lavoro degli operatori ecologici, la mattina si vedono tutte le buste aperte e quant'altro. Quindi da parte di questa amministrazione che ha già sentito appunto gli amici di Camerone per quanto riguarda le associazioni di categoria, abbiamo sentito e abbiamo lavorato e stiamo lavorando con loro. Abbiamo sentito anche il canile di Camerota che è presente, come sapete, ma che purtroppo non è un canile, ma tra virgolette è un allevamento che seleziona le razze. Quindi portare gli animali lì, che potrebbero essere animali anche portatori, tra virgolette, essendo cani che stanno spesso in strada, che non vengono sterilizzati, non vengono vaccinati e quant'altro, potrebbero essere anche portatori di malattie che poi vanno a vanificare anche il lavoro che fa questo canile. Quindi l'argomento, come tanti, è al centro del tavolo, e l'assessore sta lavorando attivamente. Faccio voti a quanto già detto dal vice sindaco, ci fa solo piacere, caro consigliere Del Gabbio, poter lavorare in sinergia su un argomento che diciamo così, notato. Ma quello che, ripeto, bisogna fare è bisogna cominciare a denunciare. I cittadini devono chiedere al proprietario del cane di usare il guantino, di portare dietro la busta e di ottemperare tutto quello che c'è da fare. I nostri cani, se realmente li vogliamo bene, dobbiamo far rispettare loro anche gli altri cittadini. È impossibile verificare tutte le situazioni, quindi è assolutamente importante che la coscienza di ogni cittadino si elevi in questo caso ad aiutare a risolvere il problema. Una cosa, prego. Facciamo anche attenzione, come si fa la comunicazione con una struttura, un'esperienza che hai detto, una gestione di servizi, di non girarsi per questo, io non avessi un'esperienza con un oggetto che c'è una professione di Calabria, su cui può sembrare per i cani, visto quello che era un oggetto di Calabria.
Giacomo, personalmente, ha scritto di fare la commissione. C'è altro che web per fare i legali, era un lago, cioè praticamente è stato in condizioni disumane. Vediamo il web, vediamo i video che spesso fanno vedere carini che vengono sequestrati perché questi animali vengono venuti in condizioni pessime. Allora, argomento abbastanza interessante, discusso. Passiamo alla prima votazione. Per chi è favorevole alla posizione del regolamento? All'unanimità. Ovviamente questo regolamento annulla tutti i provvedimenti e altri regolamenti che possono dire di no. Passiamo al prossimo punto. Quindi l'approvazione del regolamento per la destinazione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale. Ce l'ha detto il sindaco. In effetti come già dal titolo dell'argomento si evince che c'è la possibilità appunto di definire tanti tributi comunali che vanno dagli anni pregressi. Sono ammesse alle definizioni agevolate l'ICI, l'IMU, la TAS, la TAS, la TARI, la TARES, la TOSAP, entrate da sanzioni amministrative per violazioni del codice delle strade, entrate patrimoniali, quindi violazioni di regolamenti comunali, oneri di urbanizzazione e quant'altro. Insomma, è una sorta di condono che c'è la possibilità alla quale l'ente ha voluto subito aderire e dare una risposta di vicinanza ai cittadini in modo da sistemare ognuno tante situazioni appese anche dovute all'enorme carico fiscale al quale siamo sottoposti. Quindi venire incontro alla cittadinanza sulla definizione agevolata di questi tributi, eliminando appunto la sorta degli interessi e di tutte le sanzioni e quant'altro. Credo che su questo punto siamo tutti d'accordo e ognuno di noi è sensibile alle problematiche che i cittadini hanno e quindi sappiamo benissimo che è un momento di grossa difficoltà, tante persone si ritrovano con conti correnti bloccati, con situazioni difficili, magari non hanno accesso al credito per una serie di punti sospesi con l'ente. Quindi da parte nostra diciamo facciamo nostra anche quello che tanti concittadini ci avevano chiesto e sono venuti proprio qui all'ente preoccupati che questa cosa fosse al centro del tavolo di questa amministrazione che ancora una volta è stata sensibile e pronta a portare in consiglio comunale per una definizione agevolata. Sono domande? Allora possiamo vedere direttamente al voto. Chi è favorevole? Allora, si chiede, si vota anche per limitare la disponibilità? Passo direttamente quindi al punto numero 11 delle modifiche al regolamento del Consiglio comunale. Allora, queste modifiche del regolamento volevo portare a concetto di queste modifiche del regolamento, in effetti, vabbè, le discipline di convocazione sono comunque tutte del regolamento del Consiglio Comunale. Di conseguenza si cerca di individuare delle modalità più considerate, più idonee a garantire, ovviamente a conoscere tutti i consiglieri comunali, la convocazione del Consiglio Comunale. E va ricordato comunque l'avviso di convocazione è una funzione proprio informativa in tale da consentire ad ogni consigliere di seguire tutti gli ordini del giorno, la finanza, la data dove verrà fatta. Quindi dato che ora siamo in un ambito
tecnologico e inoltre si vorrebbe comunque ridurre anche la spesa pubblica, si chiede quindi che lei utilizzi delle unità informatiche per comunicare l'avviso di convocazione. Quindi si chiede la convocazione del Consiglio, l'articolo del 38 del Consiglio Comunale dice che la convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avviso scritto dove è compresa la data di emissione, l'indicazione del giorno, dell'ora, l'adunanza e dove viene tenuta. L'avviso di convocazione del Consiglio è l'ordine del giorno e i lavori sono firmati dal Presidente e l'avviso di convocazione dell'ordine del giorno è consegnato al domicilio dei consiglieri da un messo comunale che deposita presso l'ufficio di segreteria del Consiglio le dichiarazioni di avvenuta consegna. Ritenuto che la predisposizione di un sistema informatico per le avvisi di convocazione dei diritti documenti all'ordine del giorno può facilitare questo adempimento e renderlo altresì meno oneroso per l'ente, si chiede quindi una perché in effetti ogni volta che si convoca un consiglio comunale c'è una documentazione cartacea da stampare ad ogni consigliere e poi non solo, il carburante e il mezzo comunale per notificare la convocazione a tutti i consiglieri, nonché il tempo necessario per effettuare questo servizio. Quindi si chiede la modifica dell'articolo 23 dove nei compiti dei poteri del Presidente si aggiunge alla fine dell'articolo 23 che il Presidente prima di convocare il Consiglio Comunale verifica tutte le proposte di deliberazione, cioè che tutte le proposte di deliberazione, tutti gli atti siano a me pervenuti, presso depositati, presso l'ufficio di segreteria, caricati digitalmente nel sistema di gestione documentale in uso presso l'ente. Si chiede di modificare anche l'articolo 38 avviso, cioè che la convocazione del Consiglio Comunale a mezzo di avviso di convocazione dove è contenuta l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, della sede dove la stessa è trattenuta e anche nel caso ci siano previste sospensioni, l'avviso di convocazione del Consiglio dell'ordine del giorno del lavoro sono firmati dal Presidente e dal Presidente, l'avviso di convocazione è trasmesso dai consiglieri, quindi non più a mezzo scritto, ma via email a inizio di posta elettronica certificata, dove da ciascuno di voi sarà indicato. Depositato con una propria dichiarazione scritta e nel caso in cui un consigliere non disponga di una PEC, l'amministrazione stessa provvederà alla fornitura di una cassetta di posta elettronica che verrà utilizzata per fini strettamente afferenti all'incarico nei limiti precisi temporali per la carica ricoperta. La consegna di avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella cassetta di posta elettronica di ciascun consigliere. Il corretto invio della comunicazione della convocazione risulterà dal messaggio della ricezione di consegna da parte del servizio di posta elettronica certificata che è utilizzato dall'ente da ciascun consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le prese ricevute sono conservate informaticamente a quello degli atti di radunanza consigliare. L'avviso di convocazione viene contestualmente pubblicato sull'atto preparatorio disposto sul sito internet del Comune di Camerota, sopperendo in tal modo gli obblighi di pubblicazione. Dove la spedizione telematica non potesse aver luogo, si procederà a recapitare l'avviso scritto di convocazione per mezzo del messo comunale al domicilio eletto nel Comune di Camerota. Il consigliere, nel caso non intenda avvalersi dell'invio telematico, potrà richiedere l'avviso scritto di convocazione per mezzo del messo comunale al domicilio eletto del Comune di Camerota. Per domicilio del consigliere si intende il luogo di residenza anagrafica del Comune di Camerota. Sono ammesse, come da regolamento, sono ammesse convocazioni di urgenza a seguito di eventi eccezionali, purché relativo avviso sia trasmesso almeno 24 ore prima della seduta via mail, quindi sempre PEC, o in alternativa per telegramma, fax o altro idoneo strumento telematico. Per la comunicazione di eventuali argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno, di una si applicano le disposizioni previste per le convocazioni di urgenza. Ovviamente si deve modificare anche l'articolo 43 dei quasi degli atti, che gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è trasmesso ai consiglieri via email all'indirizzo di posta elettronica certificata nei due giorni precedenti all'adunanza.
Gli atti relativi alle donanze, convocati d'urgenza, dopo aggiunti all'ordine del giorno, sono inviati almeno 24 ore prima della riunione. Nel caso un consigliere non intenda apparirsi dell'invio telematico, potrà consultare gli atti presso la segreteria comunale nei tempi sopra indicati. La consultazione avviene dalle ore 9 alle ore 10. Se qualcuno ha qualche domanda. Sì, qualche articolo 43. Cioè, sì. Che cosa viene modificato rispetto a quello che c'è? Che gli atti non vengono più cartacei, ma vengono inviati. Quindi la modalità, cioè i tempi di trasmissione sono gli stessi. Sì, i tempi sempre lo stesso. Erano due giorni. Sì, sempre due giorni. Due giorni e 24 ore prima nel caso di un consiglio straordinario. Fermo restando che i consigli chiaramente riguardano. Se qualcosa di dire non vuole accettare, verrà consigliato in domanda. Okay. Se non avete altre domande possiamo votare. Solo da parte. Vorrei a questo proposito fare alcuni passaggi. Innanzitutto ringraziare il consigliere Ciccarino che è responsabile dell'innovazione. E dire subito alcune cose. Una delle prime visite che ho avuto nel periodo dell'insediamento è stata quella da parte della prefettura, la quale parlò di poca trasparenza da parte dell'ente, e quindi noi, anche se bisogna dire che è un gap ancora da colmare, credo per l'80%, abbiamo iniziato anche un'operazione di digitalizzazione attraverso il lavoro del consigliere Ciccarino, il rifacimento un pochettino di tutto quella che è la rete, rendere il sito chiaro e trasparente, e andiamo proprio in questa direzione, perché spesso anche con i consiglieri di opposizione c'è stato il problema della ricevere i documenti per tempo, e quando si è in maggioranza o all'opposizione bisogna poi essere coerenti e quindi cercare molte volte fare fotocopie di centinaia di punti all'ordine del giorno, come oggi, di centinaia di pagine all'ordine del giorno, oltre che una perdita di tempo, un spendio di energie per l'ente, è anche un costo. Invece in questo modo si cerca di venire incontro anche ai consiglieri e a chiunque ha bisogno di documentazione. Quindi questo rende i servizi più accessibili, più rapidi, toglie lavoro ai responsabili e toglie anche, diciamo così, quelle incomprensioni inutili e sterili che non servono, perché è giusto che i consiglieri di opposizione vengano messi in condizione di poter svolgere il proprio mandato. E a questo proposito chiedo che nel momento in cui queste cose non avvengono di sollecitare anche il Presidente del Consiglio, perché siamo i primi, e io per primo, che quando non mi piacevano certe cose venivano fatte in quanto ero consigliere di minoranza, non mi sembra corretto nemmeno farlo adesso. Quindi andiamo nella direzione di offrire più servizi, e ringrazio anche il Presidente del Consiglio per aver portato subito questo punto all'ordine del giorno. Comunque volevo chiarire che l'articolo 43 è sotto faccia il regolamento che due giorni prima della donanza si possono fare. Possiamo passare al voto, chi è favorevole? Alla Luca. Passiamo all'ultimo punto. Aggiornamento di condizioni del processo di razionalizzazione e piano di rassetto delle società partecipate dall'ente, ai sensi delle disposizioni del nuovo CUSPO, ci indirizza il sindaco. Sì, siamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, quindi un importante momento di discussione sulla dismissione, sulla ricognizione del processo di razionalizzazione del piano di rassetto, appunto, delle società dalle. Prima ho detto che tra le prime
visite in cui quella della prefettura. Invece quella in assoluto, come prima visita, il sottoscritto, come tutti ricordano, ebbe un dove una delibera del commissario straordinario, nella quale si enunciava appunto una serie di adempimenti che l'ente doveva assolutamente in pochissimo tempo mettere in atto. Tra questi adempimenti vi era un chiaro richiamo anche da parte della Corte dei Conti, la quale torna spesso su questo argomento, e ancora una volta, nonostante tempi biblici, nonostante questo riassetto era già nei piani e doveva essere già realizzato e affrontato da amministrazioni precedenti, noi ci siamo ritrovati a dover in modo rapido appunto riassettare queste società, tutte le società partecipate del Comune di Caserta. E il testo unico appunto recita che entro il 30 di settembre il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipate dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016. Data in vigore di questo decreto è il numero 175 del 2016, individuando quelle che devono essere soggette alla razionalizzazione. Appunto un piano di razionalizzazione, di fusione e non di soppressione. E noi oggi ci troviamo qui proprio per portare avanti quello che è indispensabile per il Comune di Caserta. Gestire le società partecipate come è stato fatto fino adesso significava un suicidio. Oggi a questo viene in soccorso appunto lo Stato che ci impone queste scelte, quindi non sono scelte strategiche, ma sono scelte tra virgolette obbligate. Nello specifico, per quanto riguarda le due società più importanti, quelle dei parcheggi e quelle del porto, l'ente ha deciso, a questo già si sapeva da settembre, ma era nell'aria ed è una cosa che è stata ampiamente discussa in tutti questi anni da parte di tutti i consiglieri, e la strada tracciata è stata ampiamente discussa, tutti andavano nella direzione della dismissione e quindi della gestione diretta da parte dell'ente. Questo è l'indirizzo che noi in questo momento con responsabilità stiamo dando a queste società. In tutti questi anni hanno accumulato debitorie insostenibili, fino a circa 700.000 euro di debiti, con gestioni che si sono altalenate nel corso di questi anni e che non hanno mai trovato una giusta quadratura. Molto spesso queste società sono state usate come serbatoi, molto spesso gli stessi dipendenti sono dovuti andare contro la loro stessa volontà e purtroppo poi ci si ritrova con questi risultati. Oggi gestire queste società è di vitale importanza per me, gestirle bene è di importanza vitale. Un'attenta analisi del quadro economico è indispensabile per la stessa sopravvivenza dell'ente, in quanto sono tra le voci più importanti di entrata sulle quali può puntare l'ente stesso, ed è una cosa alla quale bisogna dare il massimo dell'attenzione, in quanto in questo momento un comune come il nostro
sono sull'occhio di, sotto l'occhio di ingrandimento da parte della Corte dei Conti. A questo proposito noi abbiamo anche a supporto il parere del revisore dei conti. Quindi questo sacrificio, tra virgolette, è un sacrificio dettato appunto dai veri numeri che non consentono più che queste società siano ancora in essere. Riguardo ai dipendenti di queste società, il problema si pone molto di meno per quanto riguarda i parcheggi, in quanto non vi è personale che è assunto per l'intero anno, quindi si tratta soltanto di un riposizionamento quando poi ci sarà bisogno durante il periodo estivo, anzi si potranno addirittura pensare a nuove possibilità, in quanto andando ad individuare altre aree di parcheggi e quant'altro, cosa su cui l'ente pone anche diciamo così degli indirizzi precisi per il futuro. Il problema si pone per gli otto diciamo così che lavorano nella società portuale, ma anche su questo noi attraverso un piano di nazionalizzazione serio, dove noi dobbiamo sicuramente centrare i costi, quindi non possiamo costruire dei carrozzoni o dare dei posti di lavoro come sono stati affidati fino adesso, così in modo sconsiderato. Quello che ha portato a questo è proprio questo, un costo di gestione altissimo. La prima voce che noi vediamo come voce spesa, che incide di circa l'80% sull'intero costo della società, forse il 90%. Noi pensiamo che nel 2015 la società ha fatto circa 450.000 euro circa, ovviamente numero più numero uno, incassi, superando oltre 300.000 euro, 320.000 euro di personale. Queste sono cose che sono insostenibili, che la Corte dei Conti, ripeto, non ci consente. Ma è chiaro che l'ente punta anche ad un allargamento dei servizi da dare in gestione, da dare in affidamento in futuro. Quindi nell'area portuale si possono immaginare anche altre opportunità che possano, tra virgolette, poi consentire un'eventuale perdita di una o due unità nella direzione della gestione del porto, come intesa oggi, e il recupero poi di altri posti di lavoro attraverso altre opportunità. Non dimentichiamo che abbiamo da gestire la zona di tutte le attività inerenti al mercato ittico, chiuse da anni, la zona di Alaggio e tante altre cose che devono essere, come la regione Campania e come la legge di cinture, essere rimesse, che dobbiamo rimettere in regola. Quindi noi vogliamo anche tranquillizzare quanti in questo momento pensano che la dismissione di questa società, che tra l'altro nei prossimi mesi sarà continuata ad essere gestita dall'ente direttamente, ma il personale sarà diciamo così tra virgolette veicolato e diciamo bruciato dalla stessa società di gestione attuale. Quindi è anche un modo per tranquillizzare, in quanto chi oggi, il 31 di dicembre, viene dismessa la società, già dal 2 al 3 di gennaio continuerà a operare, a lavorare, ovviamente rivedendo i costi e i benefici, cosa alla quale l'ente deve fare assolutamente la massima attenzione. Ripeto, per l'ennesima volta, questo ci viene imposto, in quanto noi non possiamo più avere perdite per dover sopperire a un posto o due posti di lavoro. Noi dobbiamo pensare all'interesse dell'intera collettività. Ci dispiace se qualche singolo magari avrà una riduzione contrattuale, ma ripeto, dobbiamo pensare al beneficio collettivo e non al beneficio singolo. Quindi in questa direzione che va il lavoro che sta svolgendo l'amministrazione, ripeto, facendo molta attenzione e rispetto per chi lavora nel porto di Marina Nerone in particolare. Grazie. Altre domande?
riesco a comprendere bene l'argomento in oggetto, tanto per il contenuto, perché il contenuto finalmente è chiaro, come l'avevamo già anticipato in un consiglio comunale di settembre, dove il proprio segretario comunale, la mia domanda, è la promozione, non si disse su questo fatto, non c'è. Al quale disse che non era stata fatta la delibera di razionalizzazione delle società, tant'è che impropriamente oggi l'amministrazione comunale parla di aggiornamento, ricognizione, processo di razionalizzazione. Quindi questa delibera è stata presentata oggi proprio ai sensi del decreto 175, che da quello precedente andava fatta entro il 30 di settembre dall'organo consiliare e non dalla giunta comunale. Segretario, io mi attengo alla norma, se lei mi può dare qualche un riferimento normativo diverso, lo dia in questa sede. La norma parla del 30 di settembre, approvata in consiglio comunale. Sfido i consiglieri a verificare in tutti i comuni che hanno le società partecipate se questa delibera non è stata fatta. Il decreto 175 parla chiaramente, in primis, di verificare tutte le società che sono in perdita o hanno un numero di amministratori superiori ai dipendenti e quindi fa una catalogazione di quelli che sono le società da mettere in liquidazione. Il problema nel caso di specie è ancora più complesso, perché nel comune di Camerota, se parliamo soprattutto della società portuale, che per anni ha garantito non soltanto il livello occupazionale, perché ci rendiamo conto che durante il periodo invernale 8 persone su quei servizi potrebbero essere utilizzati in maniera diversa, ma questa deve essere capacità della politica di, chiaramente per il 51% che detiene il comune di Camerota, ma è stata anche una garanzia di una gestione dove il comune poteva gestire, anche se non direttamente perché il 49% è privato, ma quantomeno evitare quello che hanno fatto in altri posti, che hanno affidato servizi necessari e indispensabili, e voglio precisarlo, sono servizi a rilevanza economica, per cui ai sensi dell'articolo 23 bis era possibile quella modalità di affidamento. Ma si è evitato quantomeno negli anni di affidare questi servizi a soggetti terzi e in alcuni casi, operazione che era stata messa in campo tanti anni fa, di far entrare soggetti del napoletano, ma non del napoletano, perché io non mi spavento, penso che siamo una località dove i napoletani sono in prevalenza, ma soggetti strani nella gestione di queste attività. E lo voglio ricordare anche a memoria di chi probabilmente non sa i risultati che questa società ha conseguito nel passato. Dal 2009 al 2011 la società, il presidente era Alfonso Berardinelli, aveva conseguito non solo un avanzo e quindi un utile di esercizio a chiusura nel 2011 di 90.000 euro, ma nel contempo aveva effettuato un valore della produzione di 720.000 euro, garantendo, ripeto, il livello occupazionale,
garantendo sicuramente anche un servizio che viene riconosciuto da tantissimi turisti e da tantissime altre località in cui viene effettuato il servizio, viene definito un servizio eccellente. Poi i 5 anni dell'amministrazione romana hanno portato stranamente questa società nel baratro più totale, portandola in perdita e portandola chiaramente a circa 700.000 euro di perdite, ma nello stesso tempo a 700.000 euro di credito che vanta il comune nei confronti della società, perché a chiusura e a definizione dell'anno solare, quindi 2017, la società si ritroverà ad avere un debito di 700.000 euro. E allora noi queste cose, da Renzo li dicevamo pure 5 anni a questa parte, dicevamo che la società era gestita male, che la società stava mettendo in serie difficoltà non soltanto il servizio, ma anche per ciò che aveva garantito e ha garantito per tanti anni, un servizio che il comune è riuscito sempre a controllare. Quindi il primo aspetto è il dato con cui si è proceduto, perché è una scelta dell'amministrazione che può essere anche comprensibile, quella di mettere in liquidazione la società. Però è naturale che successivamente, per quanto riguarda la gestione del servizio, bisogna ricorrere ad altre forme, e non so quali sono le forme diverse da quella di una gestione in cui il comune può avere non solo la prevalenza delle quote, ma vi siete chiesti eventualmente se avete effettuato tutti gli altri passaggi, perché io vedo per esempio non soltanto nella nota del revisore dei conti sulla bilancio di previsione 2017, nel quale, nonostante sembrerebbe che una delle due società, quindi la Calanca SRL, ha approvato il bilancio, il revisore dei conti dice: l'ente non ha adottato i provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali alle funzioni esternalizzate. Nonostante ripetute richieste direttamente agli organismi partecipati circa la documentazione contabile per l'anno 2016, l'ente ancora non ha avuto risposta, mentre risultano approvati i relativi bilanci esercizio al 31/12/2015. Si rilevano delle discordanze numeriche tra i crediti debiti vantati dalle società nei confronti dell'ente e viceversa. Pertanto si suggerisce di intraprendere delle trattative con le stesse per addivenire all'esatto importo del credito debito. Per cui non si attraccia nel bilancio di previsione di questi dati, non si ha assolutamente traccia. Ma la cosa più grave è che si fa una ricognizione senza ancora che vi sia, soprattutto per la società che rappresenta, ripeto, non solo il servizio per eccellenza che è quello portuale, ma non si attraccia neanche in questa fantomatica aggiornamento, riaggiornamento, non si attraccia per esempio del bilancio 2016. Quindi si va a definire una situazione senza conoscere i reali, gli effettivi importi, ma soprattutto gli atti propedeutici, che è l'approvazione del bilancio. Poi voglio ricordare che c'è un'iscrizione di circa 500.000 euro di residui attivi derivanti appunto dal credito che il comune vanta nei confronti della società, che a questo punto, voglio dire, verrebbero sicuramente essere vanificati. Quanto riguarda invece il discorso dei dipendenti, è naturale che in questo caso si tratta, perché la verità è che sono 5 anni nei quali questa società è stata portata da parte di chi la gestisce, perché poteva essere anche quella una scelta, quella di ricorrere al tribunale se vi sono
delle irregolarità da parte degli amministratori, perché se una società che nel 2011 chiude il suo bilancio con un valore della produzione di 720.000 euro, nel 2012 cala a 530.000 euro, nel 2013 a 457.000 euro, e gli anni a seguire, e poi si riprende man mano, significa che qualcosa che non quadrava da parte degli amministratori c'è stato. Quindi anche qui non capisco questa scelta, ma soprattutto al di là della tempistica, ma vi siete chiesti se sono stati fatti gli atti provvedentici, per esempio assembleari? Perché qui i soci sono due, da una parte ci sta la minoranza e dall'altra parte c'è le quote di maggioranza che sono il 51%. E non mi sembra, visto che il bilancio non è stato approvato, non mi sembra che questa controparte, che quindi questo socio privato, sia stato invitato e quindi ci siano state delle liberazioni in tal senso. Anche perché, e dobbiamo ricordare che eventuali perdite di questa società, così come saranno ripartite anche nei confronti dei soci di minoranza. Per quanto riguarda invece i dipendenti, io penso che i dipendenti che per anni hanno comunque garantito la gestione, al di là poi di chi si è amministrato quindi la società, però i dipendenti non penso che possano avere le colpe di una cattiva dirigenza amministrativa di questa società. Così come mi domando e vi chiedo, ma vi siete posti se nel frattempo siano stati fatti tutti gli atti provvedentici, così come, perché la verità, lo dico anche per tranquillizzare chi ha una famiglia ed è dipendente di questa società, i dipendenti sono assoggettati al contratto nazionale di lavoro, per cui non è che sono merce di scambio e domani mattina gli viene detto vabbè tu te ne vai a casa. I dipendenti comunque hanno le loro tutele, sapranno loro come farsi rappresentare. Io invece passo a quelli che è l'aspetto più propriamente legato alla scelta di questo Consiglio Comunale. Quindi io innanzitutto ritengo, e questo ripeto, io non contesto la scelta della messa in liquidazione, che ha tutto un paradigma molto complesso. Non è che da domani mattina il processo della liquidazione comporterà dei tempi, e quindi anche rispetto a questi tempi, perché poi voglio capire anche tutto ciò che riguarda i contratti dell'energia elettrica, la valutazione degli impianti. Cioè domani mattina questa società, il primo di gennaio, come si ritroverà a dover gestire tutto ciò? E poi, dov'è il parere del revisore dei conti su questo atto? Dove ha il parere del revisore? Per esempio, Presidente, questo è uno dei primi argomenti, il parere del revisore non è stato consegnato. Non è stato consegnato perché questo argomento è stato un argomento in aggiunta, quindi una scelta dell'ultima ora dell'amministrazione comunale. Il parere del revisore non ci è pervenuto. Quindi, alla luce di tutto questo, noi riteniamo, al di là della scelta cattiva, che questo argomento venga rinviato, perché bisogna prima di tutto e prioritariamente fare tutti questi accertamenti
prima di procedere a una ricognizione di queste società. Anche perché, ripeto, se il parere non ci è stato consegnato, perché questo è un atto puntuale, qua parliamo di centinaia di migliaia di euro, e io lo dico anche a tutela di chi si appresta a svolgere e a fare sequenziali, ci sono dati e aspetti di natura economica che potrebbero coinvolgere chi oggi si appresta a fare questa operazione. Quindi lo dico in maniera molto serena e tranquilla. Io ritengo che si stia procedendo in una maniera sbagliata, oltre per non solo per il ritardo con cui si è proceduto, ma anche perché prioritariamente andavano fatti altri passaggi. Quindi io propongo il rinvio di questo argomento in un'altra seduta. Sì, prima il segretario ha una puntualizzazione all'obbligo del 30%. Diciamo, la norma, l'articolo 24 del decreto legislativo 175, prevede però che ciascuna amministrazione effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possibili. Non mi parla di una competenza specifica del Consiglio, benché la cosa sia stata viscerata in qualche modo dalla Corte dei Conti della dichiarazione 19 del 2017, che dice in particolare che è reibile una conferenza, diciamo, sia il Consiglio dei Ministri su questi problemi, ma non ne dà un obbligo in tal senso. A tal proposito comunque bisogna dire che la nostra, diciamo, la questione precedente, sia con quella commissariale sia poi ancora prima, mentre aveva già fatto una ricognizione che sono partecipate, anche se anche sono già stati inviati a tutti i punti di precedenza, il problema fondamentale su cui sicuramente ci si era fermati, proprio per le obiezioni che fa il consigliere, era legato agli atti da fare per quanto riguarda l'eventuale distinzione. Sul punto, la normativa in realtà va nella direzione destra della distinzione, cioè la normativa ti dice di procedere alla chiusura delle società partecipate, a meno che non siano ritenute assolutamente indispensabili quelle attività di parte. Ossia, se quelle attività possono essere svolte con altre forme, con altre diciamo, modalità di gestione, queste devono essere prevenute rispetto alla gestione della società. Quindi quello che noi portiamo, secondo me, in discussione adesso è proprio un atto non tanto discrezionale, ma un atto di lungo di questo punto di vista. Un'opportunità di quello che fate con la delibera di settembre, che io ho visionato questo, in effetti non è un piano di razionalizzazione, è una delibera di una paginetta dove vengono indicate le tre società, e se quello lei lo definisce il piano di razionalizzazione mi sembra veramente un'esagerazione. Io non contesto il contenuto della norma, che anche è frutto di una scelta dell'amministrazione. Io contesto le modalità con cui si è proceduto, soprattutto alla luce di tutto il paradigma legato a questa società e alle implicazioni che ne deriveranno dal bilancio, innanzitutto dalla debitoria, quindi dal credito e debito della società, tutto ciò che ne deriva, da tutto ciò che ne deriva, e soprattutto dai danni che potrebbero derivare da questa scelta. Volevo soltanto chiudere questo argomento, non so se dopo anche il sindaco mi ha fatto. Dunque, riguardo al parere del revisore dei conti, che il consigliere Russo diceva di non aver ricevuto, questo in parte è vero,
però ci terrei anche a sottolineare che è stato il punto aggiunto all'ordine del giorno ieri mattina ed è un parere della direzione dei conti che abbiamo ottenuto veramente sul filo di lana, perché tra l'altro c'era nella piena festività, quindi il nostro revisore dei conti, come si può evincere dalla vostra, questo l'ha spedito ieri sera, il 27 di dicembre, ieri sera intorno alle 18. Quindi non è stata una mancanza voluta, lo possiamo leggere tutto il parere del revisore, a noi non fa che piacere, però penso che anche in questo caso non si sottolinea la bontà di aver portato tutti i punti all'ordine del giorno, dandoli per tempo e quant'altro, e poi ci si va giustamente a fossilizzare su quella che comunque ce ne scusiamo, ma è un qualche cosa che è avvenuto soltanto ieri sera all'ultimo momento, non per cattiva volontà. Poi riguardo a questa società, santi Dio, qui era stata già nel 2012 era stata predisposta una società in house, perché era tra le papabili opzioni, qui di fronte a me c'è il fautore di come doveva diciamo avvenire poi questo travaso di tasse, perché oggi bisogna quasi quasi giustificare il perché noi vogliamo liquidare una società che invece vogliamo giustificare perché la manteniamo. È quello che dobbiamo giustificare, perché la vogliamo mantenere, e non perché, ecco, ma questo non lo per quanto ci riguarda, non solo ci siamo chiesti perché va in perdita, ma anche come deve funzionare in futuro, perché se è vero come è vero che i servizi del porto vanno garantiti, ma va garantita anche una gestione corretta di quelle società, che quest'anno comunque ha fatto 200.000 euro di incassi in più rispetto all'ultima gestione dell'anno scorso. Ha fatto meno nel 2011. Ha fatto meno nel 2011 perché il trend era in forte calo. C'è un calo tra il 2011 e il 2016 di 250.000 euro. Gap, sì, perché nel 2011 ha fatto oltre 700.000 euro. Quando è stato anche quando è stata, e quindi è gestita con il nuovo listino prezzi, era il primo anno in cui si erano adeguati i prezzi e portati ad un prezzo maggiore, quindi anche per questo motivo chiaramente ci furono le entrate, fermo restando. Oggi invece non vediamo il gap, la differenza in percentuale come scostamento del 2015-2016 che era di 450.000 euro e quest'anno chiude invece a 650.000 euro, il che vuol dire un incasso di quasi il 50% in più, e questo non lo vogliamo vedere. Poi ci sono gli ammortizzatori sociali, abbiamo parlato dei dipendenti come se i dipendenti qualcuno li tiene a cuore e altri non li tengono a cuore, invece noi vogliamo e abbiamo già detto ai dipendenti che nel caso c'è bisogno degli ammortizzatori sociali, la Regione Campania stesso ha legiferato a sostegno e a supporto di chi ha bisogno rispetto a chi perde un lavoro in una società partecipata e quant'altro. Quindi da parte dell'attenzione dell'amministrazione c'è l'attenzione massima, c'è il voler non solo mantenere quello standard qualitativo di servizi che oggi è presente nel porto, ma addirittura di migliorarlo con altri servizi. Quindi se poi si parla di quella che è il processo di liquidazione, ebbene dobbiamo dire che questa amministrazione ha avuto il coraggio di attuare il processo di liquidazione di un inutile carrozzone che si protraeva nel corso degli anni e che dava servizi e benefici a pochi rispetto all'intera collettività che veniva alla quale venivano sottratti risorse e soldi che servono per le cose serie. Ecco, questo dobbiamo ragionare, dobbiamo dire che in questo caso è questo l'esempio di gestione corretta, di valutare attentamente quali sono i costi e quali sono i benefici di cui ha bisogno la collettività. Noi siamo vicini ai dipendenti, noi siamo vicini a chi lavora in quell'area e lo abbiamo fatto rispettandoli dal primo giorno, nonostante una miriade di voci e quant'altro. E quindi ringrazio anche il Presidente nella persona di Principe Ciro che ha lavorato bene in questi mesi e si continuerà a lavorare così, perché noi
avremo ancora in piedi quella società, perché dalla quale si possono attingere poi i dipendenti per continuare a migliorare quel servizio, facendo attenzione e ottimizzando i costi. È questo che ci impone la legge, è tirare fuori dal baratro quella società e rimettere a correre quell'area e dare benefici all'ente. Perché poi siamo tutti bravi a dire ci sono 700.000 euro di perdite, ma poi alla fine, se non si mette mano realmente a tutte le cose, i problemi diventano un cancro e non si risolvono più. Ecco, questo è il coraggio di questa amministrazione, di prendersi delle responsabilità, di rischiare, e siamo pronti a poterlo dire fortemente di rischiare, perché questa amministrazione sa che quella attività va in liquidazione, sa anche i passaggi e chi dovrà liquidare e come, e quando ce ne sarà bisogno, dal primo giorno ci saranno gli esperti che ci aiuteranno a risolvere questo problema, perché non abbiamo la cognizione oppure la presunzione di pensare di sapere tutto. Questo è quello che vuole questa amministrazione, dimostrare in modo chiaro che ha messo mano a quelle società. Nel corso di tutti questi anni si è sempre parlato, anche in quest'ambito, che si doveva mettere mano a quelle società. Lo abbiamo detto tutti, dai banchi della maggioranza e dai banchi dell'opposizione. È giunto il momento di farlo con serenità, con spirito di sacrificio, rispetto per chi lavora, e il sottoscritto vuol dire rispetto per chi lavora, perché sa benissimo che cos'è un posto di lavoro e soprattutto qual è l'importanza di portare a casa uno stipendio. Quindi anche i dipendenti dovranno stare tranquilli e sereni, perché nei limiti delle possibilità questa amministrazione farà di tutto e di più. Quindi passiamo al voto. Scusate, non posso? Una cosa veloce. Allora, io ho l'impressione, caro sindaco, cari colleghi consiglieri, che per colpa di una gestione errata delle società partecipate, purtroppo ci vanno per i lavoratori dipendenti, che hanno sempre dato, secondo me, un servizio più che adeguato in questa società portuale, ci carico sempre di altri impegni, perché mi ricordo quando ci fu la mareggiata in parte del porto, proprio questi lavoratori di cui stiamo parlando, rischiando la loro vita, la loro comunità, si impegnarono molto per mettere in sicurezza le imbarcazioni che stavano all'interno della portuale. Quindi non dobbiamo dimenticare ciò che hanno dato e ciò che hanno fatto per questo comune. Oltre a questo, l'amministrazione ha avuto il coraggio di fare quello che deve fare per liquidazione. No, l'amministrazione in questo momento deve avere il coraggio di tirare fuori i nomi dei responsabili di questo disastro delle società. Anzi, avrei gradito che rimanesse qua in aula l'architetto Coraggio, che come è stata così squisita e precisa nell'esporre i problemi attenenti il suo ruolo di responsabile dell'urbanistica, l'avrei invitata a venire qua e a spiegarci che cosa è successo nella gestione della società partecipata dell'area popolare, soprattutto in quanto, siccome lei era presidente nel 2015, perché non la chiamare e spiega lei a tutti quanti quello che è successo? Perché non la chiamare e ci spiega come mai adesso dobbiamo rassicurare dei lavoratori che non vi succederà niente, che non cambierà niente, che non prenderanno il posto di lavoro? Perché non la chiamiamo e non ci spiega che cosa è successo in questa gestione? Perché dopo che saranno fatte messe in atto tutte le procedure per la messa in liquidazione di questa società, che noi abbiamo sempre criticato insieme dai banchi dell'opposizione perché veniva gestita male, noi lo dicevamo che veniva gestita male, oggi noi vengono a pettine e cerchiamo di correre ai ripari. Chi ha gestito il servizio di ragioneria, la presidenza? E come hai ringraziato Principe per il suo lavoro fatto in questo periodo, chiediamo anche a Principe, l'abbiamo dovuto invitare, come mai non ha
fatto l'ultimo bilancio, perché loro ci devono spiegare questo, loro devono spiegare ai cittadini che stanno dall'altra parte della telecamera che cosa sta succedendo e perché oggi si parla di garantire un lavoro a questi lavoratori che stanno oggi sono preoccupati oggi di perdere il loro lavoro, di perdere gli introiti, l'economia, il sostentamento della propria famiglia. Questo dobbiamo avere il coraggio di fare. Usciranno come dei responsabili di chi ha creato questo danno e allora avremmo fatto qualcosa di importante. Chiamate l'architetto Coraggio e fatela diretta. Bene, volevo concludere. Poi per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, quelli andranno garantiti sicuramente perché ci sono, c'è la legge che lo prevede, è una società che ha più di 5 dipendenti, quindi automaticamente loro si possono affidare a dei sindacati che seguiranno la loro posizione passo per passo, quindi non sarà l'amministrazione a dire loro non preoccuparti, ma i sindacati. Ma oggi quello che preme è che escono con i nomi dei responsabili che hanno portato a questo buco della società portuale, che quando noi l'abbiamo gestita, quando noi eravamo in amministrazione, noi abbiamo avuto delle soddisfazioni mettendo a presenza di quella società partecipata una persona competente che l'ha fatta navigare in acque tranquille, caro signore. I responsabili, nome, cognome e ruolo, perché qui qualcuno deve pagare, così come qualcuno deve pagare, lo rimetto in gioco, anche sui disastri economici del comune. Se il comune oggi è in una condizione economica disastrosa, che escono i responsabili, si aprono delle indagini aperte e trasparenti, altre che delle piazze, io sono il primo a mettere in discussione in quello, escono fuori i nomi. Non solo dire, ci sono tot tempi, ormai diciamo sempre le stesse cose da 30 anni, ma ancora non ho visto qualcuno pagare per queste pecche e per queste responsabilità. Allora sì che l'amministrazione avrà fatto il suo compito e io sarò il primo a stringerti la mano quando uscirà il nome e cognome di chi popola questi dati del comune di Catrone. Allora avremmo veramente combattuto una battaglia degna di essere combattuta. Per il rispetto dei cittadini contribuenti. Bene, dunque, diciamo che tranne alcuni passaggi dove poi, consentimi, si sfocia un po' nella demagogia, perché qua continuare a parlare dei dipendenti come se da una parte ci fosse chi difende i dipendenti e chi li vuole mandare a casa, invito Enzo. Ho parlato dei responsabili. Perfetto, quindi per quanto ci riguarda noi abbiamo già rassicurato i dipendenti, anche perché quel servizio va in continuità, cambieranno le regole del gioco, cambierà chi gestirà quel tipo di servizio, cambierà il presidente, il direttore, sarà gestito direttamente dall'ente, ma non significa che non occorreranno gli stessi uomini e la stessa forza lavoro. Noi poi, per quanto riguarda i responsabili, Enzo, tu sei stato amministratore nel 2011, hai denunciato con forza, anch'io ero in quell'amministrazione che vi dimenticate di dire però quando non vi conviene a voi, perché c'ero anch'io o non c'ero nella gestione del posto? Io non mi sento di esserci, non ci sono mai stato in quell'amministrazione e nemmeno nelle cose positive, in quanto ne feci parte, ma non per qualcosa, per non riconoscere, perché ne feci parte in ruolo marginale in quei 4-5 mesi con un compito tra virgolette esterno. Quindi è giusto che non ti prenda meriti, che non sì, facevo parte di una giunta avendo partecipato a due sole riunioni. Quindi non voglio essere onesto e non aver inciso in quella gestione del porto, anche se positiva. Noi però dobbiamo dire che, come giustamente dicevi, tu vuoi nomi, quei nomi non sono venuti fuori allora, mentre noi abbiamo interamente portato la situazione del bene, e lo facciamo tutti i giorni, e non è facile sbrogliare una matassa che conosci bene a Camerò, tra l'altro attenzionata continuamente dalla Corte dei Conti, dalla Procura della Repubblica, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e tutto qua. Questa amministrazione dall'11 di giugno ha ricevuto solo visite di cortesia da parte dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Ha ricevuto solo attestati di stima da parte degli organi competenti.
sono venuti solo a chiederci documenti inerenti a passate gestioni di questa amministrazione, si può dire di tutto, quindi da parte nostra siamo ben lieti e sappiamo benissimo che quando c'è da mandare dei documenti alla Corte dei Conti, noi lo faremo ed è giusto che lo si faccia. Ognuno dei miei consiglieri sa benissimo come ci si deve muovere in questo frangente. Quindi, per chiudere questo argomento e restare sul tema, restare a bomba sulla problematica del porto, io penso che oggi debba essere vista come un punto di partenza, una grande responsabilità, un'acquisizione di responsabilità da parte di un'amministrazione che vuole, ripeto, che le cose si facciano bene, perché siamo stati tutti bravi a riconoscere che le cose non sono andate bene in quell'area, lo sappiamo tutti. Sappiamo tutti che c'è bisogno di conservare quei posti di lavoro nei limiti del possibile e delle proprie competenze. Sappiamo tutti che quell'area è una risorsa per il nostro paese. Sappiamo tutti essere bravi a dire la gestione non paga, il porto non rende. Che fine fanno i soldi del porto di Calerotta? Siamo tutti bravi a dire questo. E allora, se vogliamo i risultati di una partecipata, dobbiamo essere bravi a fare i conti con la penna. E i conti con la penna si fanno anche con la rigidità di un buon padre di famiglia e di chi deve guardare con attenzione le analisi dei costi e delle entrate. Perché siamo bravi tutti a dire che ci sono delle opportunità e ci sono dei soldi da portare nelle casse dell'ente. E allora questa è un'altra delle scommesse di questa amministrazione, che rivendica 200.000 euro di entrate in più rispetto all'anno scorso. È di questo che noi vogliamo parlare, è di questo che noi vogliamo parlare, del passato, come ne puoi parlare tu, ne ho ben onde di parlare io e ancora di più i miei consiglieri di opposizione. Quasi ci vestiamo come se questa amministrazione dovesse dimostrare il perché del 2013, 14, 15 o 12. Questa amministrazione ha una storia che si chiama 11 giugno 2017. Porgo anche a questo punto, vista la chiusura del Consiglio Comunale, e si tratta dell'ultimo Consiglio Comunale dell'anno, voglio ringraziare prima di tutto i consiglieri di opposizione per questo Consiglio Comunale costruttivo, dove tantissimi punti all'ordine del giorno sono stati condivisi, e questo ci fa piacere, significa che si va nella direzione giusta e dove l'amministrazione comunale sta lavorando. Mi preme ringraziare la stampa, mi preme ringraziare tutti i responsabili dei vari procedimenti, tutti i dipendenti del comune di Calerotta, le forze dell'ordine e tutti i cittadini del comune di Calerotta, ai quali voglio augurare un sereno fine anno. Grazie. Quindi chi è favorevole a questo punto? Allora, chi è contrario? Si vota per l'eliminazione della scrittura. Chi è contrario? Presidente, un ultimo saluto prima della chiusura. Volevo esternare il mio personale ringraziamento, quello dell'amministrazione, penso anche delle passate amministrazioni, al comandante Fiore Francesco, che il 30 di novembre è andato in pensione. Penso di interpretare anche il pensiero di tutti i cittadini di Calerotta, lo ringraziamo per i tantissimi anni a disposizione del proprio ente e del proprio amato comune. A lui e alla sua famiglia vanno i nostri auguri di un felice anno, di una buona pensione, di godersi tanti anni in famiglia e in serenità. Grazie a lui, in questi giorni annunceremo anche il nuovo nome del comandante del Corpo dei Vigili Urbani. In questi giorni ci sarà una conferenza stampa che lo presenterà appunto alla popolazione di Capitano.